che in questa assemblea si chiamano a, a raccolta le persone su momenti di sana democrazia, la Valle, come si la Valle Romina risponde sempre numerosissima, quindi grazie, innanzitutto grazie enorme di essere tutti qua. E volevo spiegare il motivo per cui siamo qui. Allora, intanto chiaramente farò una breve introduzione, vi spiego le due o tre novità che sono capitate sulla vicenda che ci riguarda più da vicino, come Valle Dormina, che è appunto quella della famosa discarica. Doveva esserci una conferenza di servizi il 3 di marzo che poi non c'è stata, adesso ci spiegheranno anche Maurizio come mai. E diciamo la cosa più carina che è successa, tanti di voi comunque l'avranno già visto, io ci ho messo la faccia, ma inizio col dirvi che è stato un lavoro di una decina di persone che circa 20 giorni fa, sapendo che il 22 cadeva la giornata mondiale dell'acqua e sapendo che cadeva anche il 40° anniversario di AMAG, mi ha chiamato Ivano Sardi, che non vedo comunque, ok, cioè, ciao, e praticamente ha detto: caspita, non possiamo non far niente per questa cosa. Allora abbiamo iniziato a telefonare, abbiamo iniziato un attimino a guardarci un po', ha detto: no, la Valle Dormina è 5 anni che comunque si batte per la tematica dell'acqua, per la sua tutela, non può non essere presente. E allora si è venuto in mente di fare una foto, però mi ha dovuto sorpassare quello che era un limite di questo concorso, cioè che poteva iscriversi solo un residente nato ad Alessandria, e qua noi eravamo tutti della Valle. Allora ho pensato giustamente di far iscrivere mia mamma, che si è iscritta, gli ha mandato la foto che abbiamo scattato grazie a una professoressa che è qua in sala, Luciana, bravissima, una biologa che insegna scienze, delle scuole di Valta, di Cassine, delle scuole di Acqui, quindi si è prestata volentieri a... Lei sta già portando avanti un'opera di sensibilizzazione con bambini, essendo biologa, sull'importanza dell'acqua, eccetera. Le famiglie hanno risposto assolutamente entusiaste di poter far partecipare i bimbi a questa cosa. E allora diciamo che una volta che abbiamo ottenuto questo scatto, abbiamo sorpassato il problema della residenza, ci siamo iscritti. Ci siamo iscritti, mi arriva una mail circa 10 giorni fa, e mi dice: siamo lieti di comunicare che avete vinto il secondo premio del concorso fotografico dell'anno. Champagne. Il problema è che doveva andare mia mamma a ritirare il premio. Allora ho mandato una mail, prendiamo la corsa, vi dico già questa cosa. Ho mandato una mail, ho detto: guardi che per motivi di salute non posso venire, posso mandare mio figlio? Questo è sì, gli mandi la delega, poi mi sono presentato io. Allora agevolo, visto che ci sono le immagini, tanti di voi l'hanno già visto, però è una cosina che mi piace far vedere, perché vabbè, non vi dico niente, guardatevela. Procediamo con il vincitore senior, quindi Enrico Barberi, eccolo che è terzo premio offerto da Centro Grigio, quindi premio presidente, una cena per 2 persone presso il ristorante del Centro Grigio. Per la seconda classificata ritira il premio figlio per Giorgio Camerin. Abbiamo trovato molto. Giuliana, che se mi concedete mi ha dato due righe da poter leggere alla platea. Allora, con grande soddisfazione sono qui con queste poche semplici parole, non potendo partecipare di persona al ritiro del premio che mi avete assegnato. Mi piace pensare che il premio vada a quei bambini colorati della foto, delle scuole di Valta Borbina, che con la vita negli occhi hanno preso parte ad uno scatto morale ed educativo, e con loro a tutti i bambini della Valle Bormida che vedono il proprio domani ricco di colori, compreso il blu dell'acqua pulita. Questi piccoli protagonisti del nostro futuro, con la foto in concorso, rivendicano il diritto di vedere tutelata e protetta una riserva unica ed insostituibile d'acqua, quella della falda di Predosa Cezzario, quella che oggi deve avere ad oltre 50.000 persone e che domani potrebbe darne ad oltre 200.000, compreso il novese, il tortonese e l'alessandrino.
fatta in grande pericolo con una discarica autorizzata in luoghi sbagliati e insediamenti inquinanti che trasformerebbero i bambini di oggi in acuti malati, in un territorio già fortemente provato da 117 anni di acne a Vicenzo, che ha assistito alla morte di molte persone e che vede ancora oggi tante famiglie piangere i propri cani. Quei bambini mi mandano un enorme grazie, un grazie elargito in anticipo sulla fiducia che sono soliti dare alle persone adulte che considerano sagge e delegate a proteggerli. Grazie agli enti, alle istituzioni, alla politica, se sapranno veramente difendere ora e sempre sopra ogni cosa ciò che è da sempre indispensabile per la vita, cioè l'acqua. Ma è bene che si faccia molta attenzione, questi bambini ripongono in voi, che siete delegati a proteggere questa risorsa, un'incondizionata fiducia, anche perché non possono difendersi da soli, da tutte le minacce che un domani potrebbero precipitare sul loro futuro. E per questo migliaia di cittadini della Valle Bovia, della provincia di Alessandria, da 5 anni si stanno facendo garanti di questa fiducia, ponendosi l'obiettivo che non si calpesti con scelte scellerate, diritto dall'acqua pulita e alla salute delle persone, e che non si innestino bombe a orologeria sull'acqua che garantisce la vita e di un'intera valle. Bombe che una volta innescate avranno come unica incognita il tempo che ci metteranno ad esplodere con conseguenze devastanti per l'ambiente e territorio. In fondo a voi tutti, enti, istituzioni e politica, si chiede soltanto una doverosa coerenza con questa importante giornata mondiale dell'acqua. Ora e sempre, per non rischiare che i buoni propositi di questa giornata evaporino come l'acqua al sole e la fiducia riposta venga tradita. Noi cittadini non lo permetteremo mai, lo dimostreremo tutte le volte che sarà necessario e non ci stancheremo mai di denunciarne i colpevoli. Non è un capriccio, si tratta dell'acqua, si tratta della vita delle persone. Con l'acqua non si scherza. Grazie a tutti. Adesso vi chiedo ancora mezzo secondo di silenzio perché non avete sentito come ha reagito la rossa. È la cosa più divertente, perché quando le abbiamo comunque... Voglio dare la parola al sindaco di Alessandria, visto che abbiamo parlato di amministratori locali che devono difendere l'acqua e che quindi, visto che sono molto caro, faccia parlare. Adesso basta, non spariamo sulla croce rossa. Allora, a parte questa cosa che ci ha divertito, la morale, gli stimoli per pensarne a sempre nuove. L'anno scorso siamo andati alla premiazione della strada Alessandria, si è dovuto premiare come gruppo di Valle Bocchi, non sapeva neanche lì, ci ha chiamato il parco, sono arrivati con le mattine di gestione ambiente, neanche lì, quest'anno le aveva dato questa qua. Allora, il discorso è questo, perché vi abbiamo chiamati? Perché penso che della vicenda della discarica di Senzadio ne sappiamo tutti molto bene, però c'è un'altra vicenda che anzi sta già iniziando a interessare questi territori, la Valle Bormio. È una vicenda di un'altra valle, una Valle Sveglia, ma non solo una Valle Sveglia, parliamo anche di Genova, una vicenda di una grande opera che si chiama Terzo Valico. Spesso avete sentito parlare della TAV, treno alta velocità, spesso la si confonde con quelle grandi opere che servono fondamentalmente ad andare da un posto all'altro risparmiando qualche minuto. In questo caso tanto tempo, più di un anno, chi mi sta vicino lo sa che volevo fare in questa serata, perché comunque la Valle Bormio, quindi Senzadio, con Cascina Bormio, con Opera Pia, che sono fondamentalmente le cave che stanno scavando anche in questi momenti, no? Di fianco al lago. Castellazzo Bormio, vedo diverse persone di Castellazzo Bormio, con la Cascina Rognone, ci sono un milione di metri cubi anche lì in progetto come conferimenti, a Senzadio ce n'è 1.350.000. Sono e saranno sicuramente, c'è chi dice che sono di riserva, è uscito il piano cave proprio ieri, poi magari Claudio ci dà
un aggiornamento, io ho iniziato a leggere, non da ieri che ce l'ho, e comunque siamo sicuramente cava di riserva, senz'ario, ma siamo praticamente come cava di riserva in una fascia tale per cui anche con quello che sta succedendo per questa grande opera, che stanno continuando a saltare le cave in giro per l'Alessandrino, sicuramente diventeremo cava principale e ci troveremo oltre alla discarica di Comoni, che comunque, ripeto e ribadisco, pensiamoci, è 5 anni che un paesino di 1000 anime tiene sotto scacco una multinazionale, no? E fortunatamente questo paesino di 1000 anime ha trovato tanta e tale solidarietà da una valle intera che ha capito l'importanza dell'acqua, non è una problematica locale, che comunque grazie a tutti voi, a tutti noi, stiamo continuando a tenere ferma questa opera. La stessa cosa sta succedendo in Valle Scriglia, è 5 anni che il Movimento Rotà Terzo Valico sta faticosamente vivendo delle difficoltà che forse noi non abbiamo ancora vissuto, perché loro hanno avuto a che fare con un'opera che hanno chiamato strategica, no? Un'opera nazionale, un'opera addirittura internazionale per come l'avevano dipinta. In realtà ci spiegheranno questa sera e capiremo finalmente che cos'è il Terzo Valico, da dove arriva, progetto del 91, quindi andiamo indietro di 26-27 anni fa, e dove vorrebbe arrivare, ma secondo me se continua così e se continua questa opposizione non ci arriveranno mai, e capiremo che avremmo fatto un'altra grande cosa come popolazione. Quindi io adesso mi taccio fondamentalmente, ringrazio ancora, ripeto, Luciana, Maurizio, Ivano, i bambini di Rivalta che sono andato in questo momento anche di gioia collettiva e adesso lascio la parola a Davide Fossati, prima Claudio che ci saluta, che è uno dei volti storici del Movimento Rotà Terzo Valico, quindi vi lascio il suo saluto. Buonasera a tutti e a tutti, innanzitutto per me è sempre un piacere immenso venire in un posto come questo dove ci sono tante centinaia di donne e uomini che hanno, sono tornati a pensare che fare politica è metterci la faccia in prima persona, e io dico sempre che quando noi veniamo in Valle Gormide innanzitutto veniamo a imparare che cosa significa essere persone con dignità, essere persone fiere, essere persone che hanno a cuore la propria salute, la salute dei propri figli, e noi ci teniamo sempre a ringraziarvi per tutto quello che state facendo nella battaglia contro la Riccoboni, e per quanto ci riguarda sapete siamo sempre stati al vostro fianco, come molti di voi sono sempre stati al fianco della battaglia del Movimento contro il Terzo Valico, e quindi grazie a voi tutti. Parlare del Terzo Valico tecnicamente poi... Parlare del Terzo Valico significa parlare, come dire, di qualcosa di estremamente grande, poi tecnicamente entreranno nel dettaglio i nostri tecnici migliori, Davide, il nostro geologo, Francesco, il nostro ingegnere. Ci sono anche le persone grazie a cui, se oggi voi sui giornali leggete del problema amianto legato al Terzo Valico, probabilmente dobbiamo innanzitutto ringraziare loro e il lavoro che i nostri tecnici notavi, tutti quanti, non solo loro due, hanno fatto in questi anni. Perché provate un po' a pensare, poi sicuramente lo spiegherà nel dettaglio Francesco, quando avevano presentato il primo progetto la parola amianto non compariva, e quando veniva chiesto a Cocci il conto della presenza di amianto nel tunnel che vogliono scavare, Cocci gli diceva che l'amianto in realtà non c'era. Fu un'assemblea d'arcuata il primo momento in cui venne fuori con forza il problema amianto, grazie a uno studio che immagino che poi verrà presentato, e grazie a cui la politica dovette ammettere in qualche modo che c'era un problema enorme, che era l'amianto, e dovete ammettere questa cosa, noi lo diciamo sempre, perché viviamo nella provincia di Casale Monferrato, città martire sulla questione dell'amianto e città che ha saputo testimoniare in tutta Italia e nel mondo che contro il problema dell'amianto e contro le aziende che fanno profitto uccidendo le persone era giusto ribellarsi, era giusto mettersi in cammino. Guarda, io dico sempre una cosa, che per me è una cosa importante. Quando quegli operai dell'Eternet di Casale Monferrato andavano in fabbrica a lavorare, non si sapeva ancora scientificamente che respirare una sola fibra di amianto potesse significare avere l'asbestosi, il mesotelioma, il carcinoma polmonare, insomma andare incontro alla morte. Ma oggi la comunità scientifica tutta, all'unisono, sostiene che basta una sola fibra per poter contrarre queste malattie. E allora noi lo diciamo rivolgendoci a quella classe politica che il Terzo Valico lo sostiene,
che sono di senza vergogna, perché nessuna opera, nemmeno l'opera più importante del mondo, poi vi dimostreranno che quest'opera oltretutto non serve a niente, nessuna opera può valere la vita o la morte di una sola persona. E noi speravamo che i signori del Partito Democratico questa roba l'avessero capita con la questione di Casale Monferrato, e noi diciamo che sono dei grandissimi ipocriti quando vanno alle manifestazioni a Casale Monferrato, ma al tempo stesso sono quelli che dicono che il Terzo Valico deve essere costruito. Concludo dicendovi quello, insomma, per Carlo me lo chiedeva. Due giorni fa siamo venuti in possesso del nuovo aggiornamento, l'ulteriore aggiornamento, sarà il sesto, il settimo, del piano cave inerente al Terzo Valico, quindi le cave dove portano lo smarino con tutto niente. Fondamentalmente c'è la conferma di quelle che erano già le cave della Val Bormida interessate all'interno del piano cave, e c'è la conferma sul fatto che le due cave di Sezzadio sono le prime due cave di riserva che vorranno utilizzare per portare lo smarino, che oltre a contenere l'amianto contiene anche schiumogeni, come spiegheranno poi nel dettaglio loro. Guardate, il problema è questo, no? Le cave noi le stiamo facendo saltare come dei birilli, nel senso che ovunque cercano di portare lo smarino, giustamente la popolazione insorge. In questo momento per esempio c'è una battaglia pesantissima che stiamo facendo nel capoluogo di provincia, nella città di Alessandria, dove come voi sapete governa un sindaco che è una bravissima persona, molto interessata alla difesa dell'ambiente, che è la stessa, insomma, che autorizza le discariche qua in Val Bormida. E c'è un braccio di ferro bello duro, un braccio di ferro che ha portato per mesi la sospensione dei conferimenti all'interno delle cave di Alessandria, ma noi in qualche modo siamo certi che anche col mutare del quadro politico che auspichiamo nei prossimi mesi, probabilmente le cave di Alessandria riusciremo a stracciarle, riusciremo a sconfiggere Rita Rossa almeno su quell'elemento. Di conseguenza io dico che in Valle Bormida c'è poco da stare tranquilli, nel senso che in Valle Bormida si rischia che prendete milioni di metri cubi di smarino contenente amianto. E il problema non è di quelli di Alessandria che protestano perché non lo vogliono, e quindi quelli di Alessandria che protestano lo mettono in quel posto a quelli della Valle Bormida. Il problema è che noi una cosa l'abbiamo capita: se stiamo divisi perdiamo, tutti quanti insieme possiamo vincere la battaglia contro l'universitario, possiamo vincere la battaglia contro il Terzo Valico, e soprattutto, io credo che questa sia una condizione indispensabile, possiamo mandare a casa una classe politica corrotta alle radici, che non fa altro che fare danni e non fa altro che peggiorare la nostra condizione di vita, mettere a rischio la nostra salute nel nome di un'idea di sviluppo rispetto a cui noi non riusciamo a trovare un senso, e nel nome dei profitti e degli interessi dei soliti noti. Perché parlare del Terzo Valico significa parlare di aziende corrotte, colluse, di cui hanno arrestato i dirigenti. L'ultimo a essere inquisito è stato il capo di Pregilo, Pietro Salini, così come parlare delle discariche qua in Val Bormida significa parlare dei profitti che alcuni privati vogliono fare, e i danni in qualche modo sono tutti a danno della popolazione. Concludo dicendovi questa cosa, provate a pensarci, viviamo in un mondo, viviamo in un tempo in cui tutti si dividono, in cui tutti litigano, in cui tutti si rompono, i partiti da uno se ne formano due, tre, quattro. Questo è quello che sta succedendo alla politica. Io credo invece che noi siamo l'esempio opposto, noi siamo esattamente il contrario. Noi siamo l'esempio che due lotte importanti, due lotte popolari, quella contro il Terzo Valico e quella contro le discariche in Val Bormida, mentre tutti si dividono, noi invece abbiamo deciso di unirci, abbiamo deciso di marciare uniti, perché abbiamo capito in qualche modo che parlare della difesa del territorio della Valle Scrivia non è qualcosa di diverso che parlare della difesa del territorio della Valle Bormida. Io sono sicuro e sono certo che insieme potremo vincere, ma c'è una cosa, anche questo lo dico spesso, molti me l'avranno già sentito dire, che differenzia la mia vita, quella delle persone che sono sedute a questo tavolo e quelle delle persone che sono in questa sala. Noi facciamo le lotte, lottiamo contro delle schifezze, diciamo che vinceremo, ma chi lo sa, ci proveremo, sappiamo che davanti abbiamo dei mostri, sappiamo che davanti abbiamo dei poteri fortissimi, ma c'è una differenza fondamentale tra il sottoscritto e tutti quelli che sono in questa sala e Rita Rossa. Io mi alzo al mattino, guardo negli occhi mia figlia, la guardo con dignità, perché so che sto mettendo in gioco la mia vita e il mio tempo per difendere la mia, ma soprattutto la sua vita. Rita Rossa si sveglia al mattino e io penso si guarda allo specchio e si vergogna. Grazie a tutti.
prendo ancora due secondi la parola a Maurizio, che ci aggiorna sulle ultime due cose che ci riguardano, diciamo, sul discorso del comune, e poi partirà Davide Sposati, geologo, che ci inizia a raccontare questa lunga storia che si chiama Terzo Valico. Maurizio, intanto. Ok, buonasera. Intanto per la prima volta dovuto prendere un po' di appunti, perché sono tante cose che abbiamo fatto effettivamente. Da quando sono arrivati la prima volta a Rico Boni, i tecnici di Rico Boni a cercare di entrare nei nostri campi, due volte le abbiamo andate via. Una volta abbiamo andato ai calci, la seconda non sono prese i campi molto meglio, ha risolto un problema. Devo andare più vicino, spero che così. Allora la prima volta ci siamo presentati e sono andati via a calci nel sedere perché ha rischiato veramente grosso. La seconda volta non si sono neanche presentati. Successivamente abbiamo fatto due conferenze di servizio che abbiamo fatte saltare. L'abbiamo fatte saltare non perché c'è stata l'alluvione, l'abbiamo fatte saltare perché comunque è stata una scelta nostra col comune, con gli avvocati, li abbiamo messi in difficoltà e li abbiamo messi in condizioni tali da non poter svolgere la conferenza di servizi. Perché? Perché è stato presentato praticamente per due volte successivamente, due volte di seguito, una richiesta di applicazione di articolo 9 bis, qualcuno l'ha sentito più volte che non sa bene cosa sia, ma è l'articolo 9 bis, è l'articolo della legge 57-77, che specifica che dove ci sono stati eventi calamitosi possono essere, devono e possono essere sospese tutte le attività, le costruzioni, le opere e via dicendo. Il comune giustamente a seguito di questi eventi alluvionali ha fatto nient'altro che fare una richiesta lecita perché l'amministrazione comunale deve difendere il proprio territorio. Quindi ha chiesto alla regione, guardate che là sotto c'è stato un evento calamitoso che non c'è mai stato prima, un evento che non è stato, non si è mai presentato in quelle dimensioni. Quindi voglio che ci si ragioni su quello che si sta facendo là sotto. Sono state presentate due volte, perché la prima volta la regione è stata un po' presa alla provvista, ha convocato i tecnici e l'amministrazione comunale. Ha fatto un buon capolore, diciamo così, doveva essere un colloquio perché davanti c'erano 10 o 15 persone e non c'erano ancora pronti, tutta la documentazione era ancora pronta. Non hanno neanche ascoltato praticamente, fondamentalmente hanno detto no, non vi spetta perché non vi spetta, come fanno, se non vi spetta, finita lì. Abbiamo dovuto incassare, abbiamo dovuto, tutti insieme, l'amministrazione, noi tutto quanto, abbiamo dovuto incassare, dopo qualche giorno stranamente la giunta regionale si è riunita e ha sentenziato appunto il 9 bis presenziale non poteva essere applicato. Non abbiamo demosso, nel senso che la conferenza dei servizi nel frattempo è stata ripresentata, è stata riconvocata. È stata riconvocata, ma prima che fosse riconvocata l'amministrazione comunale ha fatto preparare uno studio geologico, cioè un tecnico esterno, con l'avvocato ci siamo trovati. E è stata ripresentata nuovamente una richiesta, questa nuova richiesta ha ribloccato la seconda volta la conferenza dei servizi, quindi loro avevano già la caramellina lì pronta per potersela mangiare e hanno dovuto scappare via. La seconda volta l'incontro con la regione per il 9 bis si è presentati con l'avvocato Paletti che segue l'agricoltore, il comitato degli agricoltori, dicendo la storia è un po' cambiata. Uno, perché comunque c'era un filmato che abbiamo fatto noi col drone che dimostrava evidentemente quello che è successo. E l'altra, la cosa importante, c'era questo studio del geologo che diceva tecnicamente perché era una cosa diversa e non poteva essere sottovalutata. A oggi stiamo ancora aspettando la risposta, non si sa ancora bene cosa succederà, ma sicuramente prenderanno la cosa la vedranno sotto un'altra ottica, perché comunque non possono mettere in evidenza obiettivamente. Comunque sì, adesso vi posso dire alcune cose. Alla fine se può poi parlare il sindaco, alcune cose dico io, poi finirà giustamente che è giusto che lo faccia lui, il sindaco Buffa. Ora comunque ha deciso una cosa. Ok, la regione dica qualsiasi cosa, una decisione di sopra la prenderò io. Quindi prenderà una decisione e dirà quello che deve dire. Quello che non dicono gli altri lo diremo noi senz'altro. Perché è giusto che il comune sul proprio territorio faccia quello che ritiene giusto fare. Tra l'altro un'altra cosa, il comune ha detto ufficialmente, adesso non entro nei particolari perché magari forse meglio non entrare, comunque ufficialmente ha detto che là sotto la tangenziale non va bene e là sotto non gliela faremo fare, perché là sotto non va. Dove la si farà? Non si sa, non si sa dove si farà la tangenziale, se si farà, se il comune se la vuole la faccia sua, a casa sua, ma può fare bellissima, a casa sua, ma quello che vuole.
quindi sarà ben difficile riscaparla con questi presupposti. E diciamo così che legato allagato a questa alluvione, io adesso ho detto magari fare scherzarci anche un po' sopra, diciamo che l'acqua che Enrico Boni voleva rubarci, voleva inquinare, la stessa acqua gli ha dato un po' la stessa idea, perché effettivamente gli ha portato via la sua strada, le sue illusioni, le sue aspettative. Il mio scorso anche scritto, comunque a questo punto è vero che con l'acqua e senza dieci a questo punto del dire non si scherza mica tanto. Comunque sia un messaggio deve arrivare ben chiaro. Magari qualcuno che qua, magari in fondo, in angolo, appena fuori, sente che andrà a riferire, noi saremo come la vecchia suocera, che su sentite posteriore della macchina farà sempre così detto qua. Saremo sempre lì a rompere gli scatti, come la vecchia suocera. E questo se lo darà ben mettere in testa. Grazie, maestro, per la parola a Davide, che inizierà a raccontarci che cos'è il terzo valico. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Sì, più che raccontare cos'è il terzo valico, poi penserà l'ingegnere Francesco Di Milato, che per i numeri è più pratico. Volevo un po' dire come è iniziata questa storia, anche da parte mia, verso questo fatto. Io faccio il geologo, non sono un fenomeno, non sono un divulgatore, non sono uno scienziato, un ricercatore, faccio il mio mestiere da quasi 13 anni, no? Io non sono mai raccontato nessuno. Un giorno, già negli anni 90, nei primi anni 90, sento parlare di questo super treno, allora si chiamava, era quello che doveva portare 50.000 passeggeri al giorno da Genova a Milano in meno di un'ora, col famoso slogan palenzoniano, mangerete il pesce a Genova e andrete alla Scala a Milano a vedere il teatro per la stessa sera. Non so che era questo, però dico dal punto di vista tecnico, anche dei documenti, delle informazioni, che già mi sembrava una cosa un po' stile Ponte di Messina, cioè l'autostrada che doveva passare in Val Bordera, quindi quei grandi progetti fatti sulla carta che poi non si sarebbero mai realizzati. Nel 2011-2012 mi contatta Rainiero Cantagalli del comitato di Noti, notare, e mi dice: ma noi vorremmo sentire il parere di un geologo su quello che è questa storia del terzo valico, per capire un po', siccome in un'assemblea d'Arquata l'ingegnere De Milato ha parlato di amianto e così via. Allora io, per quel poco che ne sapevo, ho preso una carta geologica che costava 1500 lire. Allora, le carte geologiche, la geologia non è una cosa che si trasforma come il piano del traffico, cioè ci vogliono milioni di anni prima che le cose cambino, no? Quindi diciamo, l'estratto di questa carta geologica è quello che si vede in questa diapositiva. E ho messo un tracciato, quello che vedete in nero, sulla carta geologica. Ho visto che passava in quella parte verde. Vedete, con la parte verde vado a vedere questa della leggenda sono serpentiniti. Allora, i serpentiniti sono delle rocce che contengono amianto, sono famose perché veniva estratto l'amianto dalle serpentiniti. E quindi dico, sì, l'ingegnere di Milato ha ragione, facciamo un'assemblea e ricominciato un po' il percorso. Oggi pomeriggio mi sono messo lì col computer, ho preso dal sito dei geologi un file che ti permette di calcolare la parcella, no? Su un lavoro che costa, no? Ho detto, ma vediamo un po' cosa possono avere guadagnato uno studio geologico per un'opera del genere che costa 6 miliardi e 200 milioni. E mi è venuto fuori una parcella, anche l'ARPA si era accorta nel 2013 che c'era l'amianto. Non si vede bene, comunque una parcella che si aggira intorno ai 68 milioni di euro, che ci stanno, perché è un'opera che costa 6 miliardi e 200 milioni, che prevede una galleria di 29 chilometri in rocce amiantifere, ci sta che le indagini geologiche,
tutti gli studi che vengono fatti, le prove di laboratorio, eccetera, eccetera, ci sta che costino questa cifra qua. E dico, e dopo tutto questo non si sono accorti che c'era l'amianto nel tracciato del terzo valico, cioè non esiste la parola amianto nel progetto del terzo valico. Quindi questo per capire da che punto siamo partiti con il progetto. Queste sono le fibre di amianto, quello grosso è un capello. Gli ultimi dati dell'osservatorio, quando sono andati alla clara e buona, erano perché all'esame visivo e olfattivo non si vedeva l'amianto, cioè non si sentiva l'odore e non si vedeva. Questo è visto al microscopio, loro non l'hanno visto a occhio nudo. Sì, la clarebuona è una delle cave del Cristo dove sono state rilevate 305.000 fibre per litro di acqua nei prelievi che sono stati fatti. Poi si può parlare anche dell'amianto nell'acqua, perché a questo pare che non faccia niente. Così è come si dovrebbe trattare l'amianto. Chi tratta l'amianto lo tratta così, con delle specie di maschere antigas, queste tute, eccetera. Questo è come viene trasportato in tutte le cave di tutto il territorio tra Genova e Novi, Alessandria, Rivalta, con questi risultati. E queste sono le dichiarazioni del vice presidente del COCI. Lascio la parola a Francesco che vi spiegherà la storia in dettaglio del terzo valico. Valico, mi ha chiesto di parlare un po' da quando è iniziato anche nei tempi moderni, perché poi il taglio di fare il terzo valico risale ancora forse prima del 91 e va molto indietro. E, quindi l'idea era come vi racconto più di 25 anni di storia senza tirarvela alle lunghe fino a Pasqua, raccontandovi tutte le assemblee che abbiamo fatto, perché ogni assemblea faceva storia a sé, ogni assemblea era un capitolo di questa storia, ogni assemblea montava un pezzo di terzo valico. Farvi la storia di tutto non riusciamo più. Cerco di farvi una storia che sintetizza cosa è successo partendo da una descrizione breve di cosa è. Terzo valico sono 53 km di linea ferroviaria che va da Felgino a Rivalta, quindi quando parlano di Genova a Milano non è assolutamente vero. Era all'inizio del 91 questa idea, adesso hanno più che dimezzato la tratta, in compenso hanno aumentato di 4 volte i costi. Abbiamo 37 km in galleria, che è la parte più problematica sicuramente, perché fuori dalla galleria tirare delle linee e poggiare sulla terra non è un problema. E abbiamo 4 finestre di servizio che di fatto sono le uniche che in questo momento sono riusciti a portare avanti, anche poi vedremo sulla scorta che due erano state fatte già per un pezzo abusivamente e illegalmente negli anni 90. La cosa importante è che il terzo valico è costruito in lotti costruttivi non funzionali. Ora, questi lotti costruttivi non funzionali, per spiegarli in breve, vuol dire che basta che ci siano i soldi per farne un pezzetto e quel pezzetto può essere realizzato senza vincolo per lo Stato di portare avanti l'opera fino alla fine. Il che vuol dire, caro costruttore, io ho trovato solo i soldi per fare 1 miliardo di lavori su 6,2 miliardi che ci sono. Tu cominci a farmi un pezzo, scava pure un monte e lascia pure la galleria a 4, 5, 6 km. Basta che tu mi identifichi 6 pezzi in cui ti finanzio e tu vai avanti.
io me lo sono impegnato a proseguire. Questa è la grande idea dei lotti costruttivi non funzionali, il che vuol dire che potrei spendere 1 miliardo di soldi pubblici per iniziare a fare uno scavo di una decina di chilometri, non arrivare neanche al di là del monte e mollarla lì, perché il lotto costruttivo non funzionale mi autorizza, è fatto solo per poter cominciare a darvi i soldi non avendo la sicurezza di poterli dare tutto in un colpo solo. Allora finanziamo un po' per volta. Questo non è che quello lo mettiamo noi in OTAB e lo andiamo a dire in giro, questo nel progetto, nella relazione tecnica generale, quando è stato fatto il primo progetto esecutivo, quindi nel circa 2012. E chi ha scritto la relazione, cioè COGIV, dice tra le righe: una visione complessiva di come sarà il progetto esecutivo a valle di tutte le modifiche introdotte rispetto al progetto esecutivo si potrà conseguire solo al completamento della progettazione. Il che vuol dire che loro continuano a progettare negli anni mentre già stanno realizzando, quindi il corso d'opera correggono la progettazione, e se vogliamo sapere come sarà mai il terzo valico ammesso che finisca, dobbiamo aspettare la fine, perché neanche loro che lo progettano sanno prevedere come andrà a finire. E precisano che la colpa è dei lotti costruttivi non funzionali. Con la progettazione esecutiva per lotti non funzionali viene un po' meno la visione d'Italia del progetto. Quindi, grazie che mi hai fatto il lotto costruttivo non funzionale per lavorare, ma io non ti so dire come andrò a lavorare. E questa è la bellezza del terzo valico. Bellezza del terzo valico che è dall'inizio così. 25 anni, anche qualcuno in più, di inganni e sotterfugi. Ora, per andare avanti e indietro in questi 25 anni e non staccare troppo, ho pensato di utilizzare questa, che non è una cabina della polizia, quella che carica la nave, ma è una macchina spazio-temporale del Dottor Who, perché segue la serie. Allora, andiamo indietro fino al 91 e partiamo a vedere di cosa parliamo. Nel 91 nasce questa DAV SPA, una bella trovata per avere una forma di una società per azioni di diritto privato a capitale pubblico, quindi fa e opera come se fosse un privato, ma i soldi li prende dal pubblico. E qui è la premessa di tutta la porcheria che ci sta sotto. Dove si colloca questa DAV SPA? Si colloca tra le Ferrovie dello Stato e i consorzi, che poi sono quelli che dovrebbero andare a realizzare l'opera facendo a loro volta degli appalti. Questi consorzi ce n'è una marea. Abbiamo CEPAP 1, CEPAP 2, IRCAP 1, CEPATOMI, CAPET, ne abbiamo tanti e ognuno è stato attribuito una tratta ferroviaria di alta velocità. Perché all'inizio degli anni 90, e per chi non si ricordasse, ma sicuramente pensandoci si ricorda, erano gli anni di Tangentopoli, quindi c'era da mangiare delle gran belle fette di torta e non era ancora scoppiato il problema, era lì che stava per scoppiare, tant'è che nel libro Corruzione ad alta velocità del giudice Cosimato a un certo punto leggiamo questa frase: tutti i gruppi imprenditoriali di Tangentopoli erano stati accontentati, eppure vi erano ancora dei problemi, ma anche questi vengono risolti con la costituzione dell'ultimo consorzio per la tratta più incerta, il COGIV per da Genova a Milano. Quindi già nel 91 vediamo che di tutte le linee ferroviarie concepite per spartire dei soldi, quella che riguarda noi, da Genova a Milano, era già allora la più incerta ed è servita proprio unicamente per dare il contentino a chi era rimasto fuori dalle spartizioni. Quindi questa società, che era il COGIV, che è stata costituita, e questo consorzio, a dicembre 91. Allora erano, per arrivare, come dicevo, da Genova a Milano, Rogoredo, 3.000 miliardi di lire, circa 1,5 miliardi di euro attuali. Adesso siamo a 6,2 miliardi, la tratta è molto più corta, quindi di fatto a spanne siamo tra le 8 e le 10 volte più caro di quando era partito. I contratti poi sono stati definiti a fine 92, tra Natale e Capodanno, perché hanno dovuto correre velocissimamente per riuscire a assegnarli prima che scattasse l'obbligo della gara europea in Italia. Quindi dopo quella data, per dare ai consorzi questi appalti, sarebbe servita la gara a livello europeo. Facendolo prima, loro hanno potuto darlo a chi meglio credevano.
Allora, dicevo, la TAV S.p.A. è al centro di questa vicenda. L'amministratore delegato della TAV S.p.A. è una persona che in Posimato, che a quei tempi era stato il senatore ed era stato incaricato per l'antimafia di redigere tutta la situazione di questi appalti, di questa vicenda, in Posimato aveva chiesto all'amministratore delegato una relazione molto puntuale, quindi voleva da questo amministratore delegato il dettaglio di cosa stava succedendo. Leggiamo sempre nel suo libro la relazione invece evasiva e omertosa, sospetta e deplorevole. L'amministratore delegato può chiedere di essere ascoltato dall'antimafia, non sarà convincente. Questo lo dice in Posimato nel suo libro. Questa persona è Ettore Incalza. Per capire Ettore Incalza andiamo un pochino avanti negli anni, ci portiamo nel 98. Dunque, cosa succede nel 98? A febbraio vengono sequestrati i fori pilota. I fori pilota sono due tunnel, anzi erano tre, uno poi è sparito, e c'è la Corte dei Conti che indaga. Questi due tunnel sono Fraconalto e Voltaggio. Sarebbero i tunnel di servizio per cominciare poi a scavare l'opera vera e propria, e in futuro servirebbero per andare a vedere che, diciamo, per portare soccorso, per mantenere e gestire il tunnel. Allora, nel 98 c'è il sequestro dei fori pilota, hanno indagato Incalza, hanno indagato il senatore Grillo e degli altri. La cosa va avanti fino al 2003. Nel novembre 2003 viene formalizzata l'accusa. L'accusa è truffa aggravata ai danni dello Stato per Incalza, Grillo, Gavio, che tramite Impregilo è di fatto il COCIV, e nella richiesta di rinvio a giudizio un'altra tegola pesante per chi volesse stare a sentire. In realtà poi i politici si girano dall'altra parte. Le opere erano nella realtà del tutto inutili e produttive di danno ambientale. Quindi l'accusa era questa, molto pesante, però intanto erano passati 5 anni. In questi 5 anni cosa era successo? Due persone così non avrebbero potuto fare niente in teoria. In realtà Incalza nel 2001 è stato nominato capo della segreteria tecnica del ministro delle infrastrutture, Donardi. Grillo, presidente della commissione lavori pubblici del Senato, ha contribuito alla legge obiettivo. Quindi due persone che erano indagate dal 98 con una richiesta pesante di rinvio a giudizio, in realtà si sono occupati dall'altra parte della barricata. Quindi Incalza è partito come quello che doveva dare e dopo è diventato quello che legittimava il fatto di dare gli appalti. Nel febbraio 2006 l'ex Cirielli, quindi fatta sempre dalla stessa combriccola di politici, ha creato le condizioni per dare a tutti la prescrizione. Quindi dai reati gravissimi di cui erano accusati la cosa si è chiusa in prescrizione. Saltiamo ancora avanti dal 2006, inseguiamo Incalza ancora nel 2015 e nel 2015 c'è l'arresto. Ettore Incalza in carcere, il super burocrate dei lavori pubblici, e le motivazioni sono nuovamente e ancora una volta più pesanti. Garantiva un favorevole iter delle procedure amministrative per il finanziamento, l'avvio e lo svolgimento dei lavori, e assicurava un trattamento di favore al General Contractor Consorzio COCIV. Ora, uno che è partito da TAV S.p.A., che era quello che praticamente lavorava con soldi pubblici e modalità private, è diventato quello che poi dopo in realtà seguiva le pratiche burocratiche per fare quest'opera, non solo lo faceva, ma in più lo faceva con condizioni, questa è l'accusa, con trattamenti di favori. Quindi capiamo quanto è pericoloso poter avere tutto questo potere in mano. Sappiamo anche un'altra cosa, leggendo poi le intercettazioni che sono uscite in quel periodo. Noi sappiamo dalla storia che nel 2006, come vi ho detto, prescritti Incalza e Gavio, e in quello stesso anno c'è stata l'approvazione del progetto definitivo. Dal 2006 al 2010, che sarà poi l'anno dei blocchi costruttivi non funzionali, il Terzo Valico non riusciva comunque a partire. Era fermo, quell'opera aveva bisogno di un sacco di soldi, tutti assieme non si trovavano, quindi era fermo. Cosa succede però tra il 2006 e il 2010? Noi sappiamo una cosa leggendo le intercettazioni. La società Argo Finanziaria, gruppo Gavio, ha corrisposto ad Alberto Donati, genero di Incalza, compensi per prestazioni professionali per 691.000 euro.
questo nel periodo 2006-2010. Qualsiasi, diciamo, ipotesi o considerazione o allusione la lascio a voi, ma le date danno delle coincidenze strane. E nel 2014 abbiamo quest'altra frase di incalza, tanto per vedere la figura della persona. Si preoccupa che vogliono togliere i soldi per il terzo valico Genova-Milano per destinarli al ripristino urgente delle opere danneggiate dalle alluvioni in Liguria. Quindi, al di là delle valutazioni che alcuni politici, alcuni lo facevano con nobiltà d'animo, altri lo facevano, scusatemi il termine, per parapolitico, chiedevano comunque i soldi per le alluvioni di Genova, la loro preoccupazione, in particolare in Calza, che stava parlando con Lupi, era quella di non togliere in alcun modo i soldi al terzo valico. Ritorno un attimo indietro al 2001, facciamo un attimino velocemente anche la storia per altri versi. Nel 2001, fino a quell'anno, dice, il terzo valico comunque non riusciva a partire perché veniva bocciato al VIA, quindi alle valutazioni di impatto ambientale trovava sempre ostacoli. Quindi a un certo punto Berlusconi e Lunardi si sono rotti le scatole, ha detto: ci pensiamo noi a risolvere i problemi, facciamo la legge obiettivo cosiddetta, individuiamo delle opere che sono strategiche e se non lo sono troviamo un modo per chiamarle strategiche e diciamo che tutte le opere strategiche lo Stato decide e se ne infischia del resto, quindi non valgono più piani regolatori, non valgono più opposizioni, non vale più niente, è sopra le leggi, quindi si decide e si va avanti. E questo è stato fatto per superare qualsiasi ostacolo alla realizzazione. Ad esempio, una delle cose che scriveva questa legge era che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti anche quando contaminate durante il ciclo produttivo da sostanze inquinanti derivanti dall'attività di escavazione, perforazione e costruzione. Quindi se ci dicevano del gran perché li inquinavano, potevano inquinare come volevano, ma questo non era rifiuto e quindi si poteva gestirlo con ovviamente molto più facilità. Questo ha portato nel 2002 la procedura di infrazione per l'Italia e nel 2007 è stata condannata dalla Corte Europea. Quindi successivamente ha cambiato l'approccio, ma potete stare tranquilli che comunque sia in tutti i modi hanno sempre cercato di renderla leggero il trattamento, leggero per loro, il trattamento e la gestione dei rifiuti inquinati. D'altra parte le imprese dovevano lavorare, non si poteva mica tenerle con i problemi che abbiamo noi di salute e frenarle. Poi d'altra parte Lunardi, che era il ministro delle infrastrutture, questa cosa qua la sapeva bene perché l'azienda di famiglia era la Rock Soil, che lavorava nell'ambito della meccanica, delle terre e delle rocce. Quindi lui, Lunardi, ha fatto una legge che consentisse l'agevolazione per quelli, come guarda caso la sua società, di poter lavorare più sciolti. Dove troviamo adesso la Rock Soil? Questa immagine l'ho presa ieri, quindi l'ho presa dal sito internet della Rock Soil, e guardate un po', guarda caso, dove sta lavorando la loro squadra, terzo valico. Terzo valico, e abbiamo anno fieri, nonostante nell'ottobre 2016, corruzione di grandi opere, indagati il figlio di Lunardi e quello di Monorchio. Quindi siamo partiti dal 2001, pian pianino il lavoro per i figli non si nega mai. L'opera deve essere strategica, perché l'importanza, vi dicevo, della legge obiettivo è che l'opera deve essere strategica. In qualche modo dovevano giustificarsi che fosse strategica. Nel 2003 cosa si sono inventati? Tra le altre cose, poi è strategica per 20.000 motivi, ma nel 2003 abbiamo Pericola, Vincenzi, che erano ai tempi sindaco e assessore di Genova, hanno chiesto a Prodi, che era presidente della Commissione Europea, di inserire nella short quick list la T24, quindi nella famosa Genova Rotterdam, che ai tempi era ancora proprio agli albori. Loro gli hanno detto: fai una cosa, mettila nella lista delle cose da fare veloci, dacci priorità, falla andare veloce questa, perché noi, in modo che sia pronta contestualmente alla fine dei lavori del terzo valico, cioè hanno scritto a Prodi come per dire: guarda che racconta all'Europa che noi il terzo valico lo facciamo in 448, siamo pronti, e quindi datevi una mossa voi con la Genova Rotterdam, perché poi non sia mai che noi ce l'abbiamo pronto e voi non ci siete. Questo
Massimo. E hanno ribadito l'essenzialità del progetto del terzo valico, facendo anche questa grande riflessione: pur se verrà realizzato totalmente con fondi dello Stato italiano, siamo bravissimi, cioè bravissimi, ce lo facciamo con i nostri soldi, salvo che ogni 2 minuti dicono che ce l'ha chiesto l'Europa, ogni 2 minuti dicono che l'Europa ci darà i soldi e l'Europa ogni 2 minuti ci fa la pernacchia dicendo per le altre cose non è trasportaliero, non è prioritario, non è, però tant'è. E questo è una lettera che si trovava sul sito delle ferrovie, che non c'era più, da quando abbiamo cominciato a dirlo, noi se la cercate con qualcuna di queste parole la troverete sul sito notato Terzo Valico, perché abbiamo fatto bene, cioè si è salvata, l'abbiamo conservata, ma è sparito proprio il sito che la conteneva. Ora andiamo un pochettino avanti, ci spostiamo nel 2016 e nel 2007, perché qua è pesante un po' la cosa per la Vincenzi. Genova 5 anni a Marta Vincenzi per l'alluvione del 2011, condannata per omicidio e disastro colposo per falso. Queste potrebbero essere comunque vicende che nulla hanno a che fare col terzo valico, anche se però poi alla fine, insomma, persone che finiscono nel guai una dietro l'altra e mi danno dei pareri, mi spingono per il terzo valico, un pochettino riflettere se anche se in quell'occasione il comportamento è stato analogo o meno, lo dovrebbero dare. Ma soprattutto questo documento che invece è apparso sul sito della Casa della Legalità e della Cultura del 2007. Il progetto, che sarebbe il terzo valico, tanto sostenuto e voluto da Marta Vincenzi, che addirittura ha chiesto con Maurizio Maleschi di approvare una legge regionale per costruirlo, dimenticando che tale legge sarebbe costituzionale, quindi non si dà la mossa allo Stato, io voglio dare oltre la Costituzione e lo faccio con la legge regionale. Comunque questo progetto è di una società per cui lavora l'impresa di suo marito e di sua figlia, la Schina di Gaglio, sempre in Regina. Quindi abbiamo una persona che ha fatto di tutto per far sì che l'Europa si accollasse la preoccupazione del terzo valico, ma che così tanto disinteressata evidentemente non la è, se il marito e la figlia lavorano per una ditta di Gaglio. Andiamo veloce sugli altri punti. Nel 2003, sappiamo adesso, dopo quasi 12 anni, 13, che c'è stata un'analisi costi-benefici. Un'analisi costi-benefici che uno direbbe fatta dall'ente terzo, imparziale, no, se l'è fatta COCI. COCI, al quale nel 1991 gli era stato detto fai l'opera, a questo punto gli ha detto guarda te se conviene farla. Lui ha detto ci stiamo, anche se avessi spareso i conti, 30% in eccesso, 30% sopravvalutato qua e là, va sempre bene. Quindi nel 2006 viene approvato il progetto definitivo e 3 miliardi di lire del 92 siamo passati ai quasi 5 miliardi di euro, e nel 2007 Di Pietro, ministro delle infrastrutture, ha revocato le concessioni. E qua ci soffermiamo un attimo, perché fa parte dei balletti della politica, ma anche proprio del marcio della politica. Di Pietro ha revocato le concessioni, quindi cosa ha detto? Non va più bene che COCI e tutti gli altri siano incaricati senza gara d'appalto, perché bisogna rispettare la normativa europea. Una decisione giusta e sacrosanta, tanto giusta e tanto sacrosanta che questi consorzi si sono arrabbiati e si sono rivolti al TAR, perché delle opere che loro prendono i soldi, una gran parte è già pronta per ricorrere al TAR, perché a noi se dobbiamo ricorrere al TAR partono minimo 500 euro per aprire una causa, poi dopo trovarsi l'avvocato amministrativo. Loro hanno già gli avvocati pronti per fare qualsiasi cosa, casomai noi creassimo qualcosa, diciamo che li ricreo opposizione. Quindi questi consorzi sono andati al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio è un problema europeo, investo la Corte di Giustizia Europea. Al che l'avvocato generale, che poi non è un giudizio, però il suo parere è abbastanza, diciamo, di indirizzo per la Corte, quindi è facile che poi metta un giudizio su questa scia. Per l'avvocato generale il beneficiario può recriminare, quindi il consorzio può recriminare solo a condizione che sia in buona fede, e non convincono argomenti come quello concernente la tutela del legittimo affidamento invocato dai consorzi. Quindi l'avvocato generale ci è andato giù duro, poi invocate la buona fede perché non vi venga revocata la concessione, io con la buona fede non la vedo, quindi l'affidamento che vi è stato fatto mi lascia un po' insospettito. Cosa fanno i consorzi? E qua poi il colpo di genio all'italiana. Il colpo di genio è che i consorzi ritirano
la causa al TAR del Lazio, quindi non ricorrono più. Il TAR del Lazio a quel punto è obbligato a comunicarlo all'Europa, la Corte di Giustizia Europea dice che se nessuno reclama più, io annullo la causa, non vado a sentenza, arriva Berlusconi, abroga la revoca delle concessioni e si è fregata l'Europa. Quindi Berlusconi, una volta che tutto il leader si è chiuso perché a me non mi interessa, io non decido, dice ve ne fregate tutti, io ripeto le cose come erano. Quindi è tornato tutto in gioco come prima, l'iniziativa di Pietro saltata e la furbata tutta italiana andava avanti. Arriviamo al 2010, perché come vi dicevo, fino al 2010 l'opera non partiva, i soldi non c'erano perché bisognava trovarli tutti in un colpo solo, e in un colpo solo non si trovavano, si è deciso di dire prendiamo tre opere, giusto per non far vedere che era solo il terzo valico, però la fetta più grande è il terzo valico, ci mettiamo la Galleria del Brennero e la Treviglio Brescia, diciamo che nel complesso non possono superare 10 miliardi, così ci garantiamo che sia un pacchetto chiuso, e diciamo che possono essere fatte per lotti costruttivi non funzionali. Ogni tanto che troviamo i soldi, vediamo un po' qualcuno e si facciamo un pezzettino, poi dove arriviamo? Arriviamo. I costi dell'amianto? I costi dell'amianto e tutto questo non c'erano. Non c'erano e lo possiamo capire da quello che ha detto Guido Improta, sottosegretario di Stato e Infrastrutture e Trasporti. Lui precisa, e questo qua lo fa alla Camera, dalle risultanze delle analisi eseguite in genere la quantità di minerali di amianto è risultata modesta e la pericolosità nei riguardi del rilascio di fibre ha evidenziato la loro non pericolosità. Cioè di fronte alla Camera un sottosegretario di Stato alle Infrastrutture praticamente si è speso sulla scorta di quello che gli ha detto, che poi gli ha detto il COCIP, che non c'era pericolo e che non c'era amianto di fatto. E questo lo replica ancora su Alessandria News nel 2013, il consorzio, vediamo, un anno fa ai giornali ha dichiarato che l'amianto non c'è in base alle analisi effettuate dal 92 al 2005. E infatti lo hanno fatto sparire, cioè l'amianto non c'è, perché era nascosto, non c'era, non aveva interesse, perché se tutti quei famosi discorsi sui 10 miliardi complessivi avessero tenuto conto dell'amianto, i soldi saltavano, non potevano avere quelle autorizzazioni e ancora oggi staremmo lì con il cappello delle offerte a cercare i soldi per fare il terzo valico. L'hanno fatto sparire come? Quindi questo qua è il progetto definitivo, quello tutto sommato Improta utilizzava per giustificare la non presenza di amianto, e ci sono in questa colonna i sondaggi, ora ve li evidenzio, perché sono i sondaggi dove hanno fatto i campionamenti. Abbiamo il campionamento 11, il campionamento 12, qua vorrebbe essere il 13, ma no, abbiamo il 14, abbiamo il 15. È sparito il campionamento numero 13 nel progetto definitivo. Perché è sparito? Noi se andate a cercarlo, abbiamo cercato di dover leggerci un testo in francese che è l'amianto nelle rocce della Val di Susa. Ora, come può essere finito un campione da quella zona era il passo della Bocchetta, da lì fino alla Val di Susa, perché Val di Susa ha fatto uno studio sulle loro rocce, sullo scavo, e ha detto proviamo a confrontarlo con quello che succede nel terzo valico. Allora, hanno citato questo campione 13, dove scopriamo che c'è la serpentinite con il 92% e un indice di rilascio superiore a 1. Quindi i campionamenti erano già pochi, una decina su 50 e passa chilometri di tratta. E l'unico che aveva l'amianto l'ha tirato fuori e non ne hanno parlato. Poi, se troviamo l'amianto, succede questo. Inchiesta terzo valico, intercettazioni shock, c'è l'amianto, tanto la malattia arriva fra 20 anni, quindi io ho tempo e se anche non ho finito l'opera non sarà più compito mio, al limite dei miei figli, di qualcun altro, trovare il modo per portarla avanti. Questo è tutto lo schifo che ci gira intorno. Cosa succederà però se avessi trovato l'amianto, come si sta cominciando a trovare? Noi nel 2014 abbiamo fatto un esposto alla Corte dei Conti. Per carità, Torino ha aperto la posizione, quindi sembra che l'abbia letta con interesse, ma poi dopo non ha fatto nulla di più. E abbiamo prospettato cosa succede.
al ritrovamento dell'amianto possono succedere tre cose e sono tutte foriere di danni alle persone e danni comunque economici. Una cosa che potrebbe essere quella di rinunciare all'opera, e forse tutto sommato quella che ci fa meno male fisicamente sarebbe sicuramente un danno per le nostre casse. Quindi se rinuncia all'opera il danno erariale sarebbe pari a quanto spendo fino a questo momento per realizzare l'opera. Quindi tutto quello che vedete in giro sarebbe da buttare, perché con l'amianto è un problema tanto grosso che non lo si può gestire senza magari raddoppiare i costi, o se non raddoppiarli comunque tirarli su di un paio di miliardi. Per la prima comunque aumentare i costi, quindi danno erariale tutto quello che ci si mette in più quando le autorizzazioni non lo prevedevano, perché si sono nascosti il problema. Se l'avessero detto ci sarebbero regolamentati diversamente. E il problema più grosso è che si ignori la presenza di amianto, quindi si imboschi l'amianto, si cerchi di trasportarlo facendo finta che non c'è, si neghi la presenza, si dia la prevenza di sicurezza alle persone, si garantisca per la loro salute senza neanche essere in grado di garantirla e senza neanche sapere come la si garantisce. Ora poi vedremo alcuni casi. E questo si trasforma, oltre al danno grossissimo per chi ha dei figli, dei nipoti, delle persone giovani, perché l'amianto si sviluppa in 30 anni, quindi vuol dire che magari non abbiamo la percezione immediata come se scoppia una centrale nucleare che cominciamo ad avere morti domani, dopodomani, la prossima settimana. Magari siamo convinti di andare avanti in una parvenza di sicurezza e tranquillità, perché la malattia ha ragione, magari ha ragione l'ex vice direttore del COGIL, ha ragione che si verificherà tra 30 anni, ma per noi tra 30 anni è comunque una paura e per lui è una scappatoia. Quindi ignorare il problema sarà un problema di effetti che andiamo a perdere, perché se andate a vedere a casale persone che perdono amici e parenti ogni anno, è un problema poi operariale anche quello, perché avere persone con una malattia che comunque sia incurabile con le tecnologie oggi vuol dire avere un costo enorme per il Servizio Sanitario Nazionale, perché poi si tratta di pensioni, si tratta di invalidità, tante forme di assistenza, tutte sacrosante, ma forme di assistenza che sapevamo che potevamo evitare operando per tempo. E ci hanno già provato a fare questa cosa qua, a fregarci con l'amianto, a metterlo in giro. È successo a Campo Borone, vediamo 2015, terzo valico, amianto nelle rocce, si ferma il cantiere a Campo Borone. E qua sono stati molto abili, contabili di Campo Borone, che hanno costantemente messo il fiato al collo con delle foto, documentando, perché altrimenti ci sarebbe stato un muro di gomma anche lì e avrebbero cercato i sindaci di nascondere il problema. L'amianto frena il terzo valico, indagata la ditta per lo smaltimento. Vedete che pian piano cominciano a essere indagate, perché quindi questa gran bella gestione proprio tutto sommato non c'è, perché costa, alla fine costa e bisogna trovare il modo per farlo costare meno. Ai tempi Paolo Guidi, sindaco di Campo Morone, aveva detto questo: mi sento di rassicurare i cittadini perché tutti i controlli fatti costantemente da ASL e ARPA all'ingresso dello scavo non registrano la presenza di amianto nell'aria. Quindi con la scusa che non c'è amianto nell'aria, nella centralina, nell'immediato, ragionano con l'idea di poter dare tranquillità di effetto, se vogliamo, lunghi alle persone. Quindi loro dicono: state tranquilli perché nella vostra cerchia, dove siete voi, non si stanno diffondendo fibre d'amianto. Ok, speriamolo pure che sia vero e dimentichiamoci un attimo che se l'amianto magari non è uscito fuori da quella cerchia, non è detto che chi sta scavando in galleria non se ne faccia delle gran boccate d'aria e siano simpatici o meno per il lavoro che stanno facendo, quelle persone comunque sono degli esseri umani che destinate a morire. Le centraline non garantiscono che l'amianto esca incontrollato. Infatti, ne abbiamo la prova, questa è la cartina di novembre che abbiamo usato in conferenza stampa, se andate a vedere adesso cambia poco sul sito dei serratori ambientali. Qua dove c'è la stella c'è presenza di pietre verdi oppure amianto. Ora, al di là degli scavi delle gallerie, che per forza se c'è amianto e lo stanno scavando c'è, troviamo amianto nelle varie depositi, nel deposito di Barna, nel deposito di Novi Ligure, nella Clara e Bona ad
Alessandria, e troviamo anche poi un po' alla Romana Lotta, quindi la famosa affermazione della Guidi di dire ci sono le centraline tranquilli, le centraline garantiscono soltanto il perimetro, però guardano il parametro nell'area, il parametro poi Davide non ricordo se l'aveva accennato, vero? Bisogna guardare anche il contenuto delle rocce, che non può essere superiore al grammo per chilo di roccia. Quindi questo perché è abbastanza comprensibile. Comincia a essere una contaminazione di amianto tale che se io porto la roccia da qualche parte, la deposito lì, un domani, se non so più che c'era quella roccia, la frantumo, faccio materiale di costruzione, diffondo le fibre, non c'è più nessun controllo. Quindi attenzione a credere che sia sufficiente il parametro dell'aria per stare tranquilli, perché poi stiamo tranquilli nell'immediato, ma di cosa succede con quell'amianto, dove viene portato e cosa se ne fanno, non è in grado di garantirlo. E questo, ancora una volta, abbiamo la conferma dagli stessi protagonisti del COGIP e di questi giorni, 12 marzo 2017, che Giampiero De Michelis, direttore dei lavori del COGIP, conferma che le terre dove si scava per la nuova TAV sono altamente contaminate dall'amianto. Ce n'è tanto. Il direttore dei lavori però non sa neppure dove sia finito con esattezza. Quindi rendiamoci conto che quando c'è qualcuno che ci dà una garanzia o la bella idea, come stanno facendo per l'ennesima volta, di dire che mettiamo il GPS sul camion o altre cavolate varie, non sono in grado i direttori dei lavori dell'opera di sapere dove finisce, perché se vogliono lo fanno sparire dove vogliono. Quindi l'unico modo per non avere questo problema in circolazione è che questo minerale resti nella roccia lì dov'è e non si scavi niente. Che uno degli arresti che sono stati a novembre e dicembre di quest'anno, non ha solo detto quello che avete letto, ma ha anche detto che fondamentalmente sul discorso delle rocce antiche c'è un'ipotesi, si parla di ipotesi, sembra che questo hanno trovato praticamente le rocce terra scavo con una quantità superiore a un grammo chilo, che è il limite di legge per poterlo conferire nelle cave senza praticamente dover conferirlo in discariche autorizzate. E sembrerebbe che quello che hanno cavato con quantità di amianto molto superiori, De Michelis non sa dove è andato, ma la magistratura ipotizza che sia stato venduto in nero dai cavatori per fare fondi stradali ed altre praticamente situazioni, che quindi magari vi trovate, capito, che stanno facendo il fiale ad Alessandria e come fondo stradale ci sono queste terre rosse da scavo additivate da amianto in quantità industriale, senza saperlo lo utilizzano e si va avanti. C'è un'altra cosa, Francesco, scusa, che è un'altra cosa importante secondo me. Si parla di questa questo limite, un grammo chilo, allora un grammo chilo non dà tante volte la percezione di quanto amianto ci può stare, però è tantissimo, cioè voi considerate che il Terzo Valico è uno delle opere con il maggiore movimento terra che sia mai avvenuto per un'opera pubblica, si parla di 20-22 milioni di metri cubi, però se fate un rapido conto di 22 milioni di metri cubi, quante tonnellate sono? E si moltiplica anche solo per il limite di un grammo chilo, vi arriveranno, adesso ve l'avete fatto il conto, qualche migliaio di camion completamente pieni di amianto. C'è un'altra cosa da dire, il grammo chilo, che fa parte di una legge, no, attualmente in vigore, che è il protocollo amianto 2.0, è oggetto di due ricorsi al TAR, no, dell'ARPA Ligure, del Liguria e l'ARPA Piemonte. Questi ricorsi l'ARPA li ha fatti perché secondo l'ARPA, quindi non secondo noi, secondo Francesco o Davide, è profondamente sbagliato il metodo con cui si va a identificare questa percentuale d'amianto, ovvero la COSI che cosa fa? COSI praticamente cava amianto, a parte che c'è anche da dire che COSI finanzia chi praticamente fa i controlli sull'amianto, quindi è il controllato che dà i soldi a chi lo controlla per dire se lo sbarino va bene o no. Però praticamente sulle terre rocce che praticamente va a cavare, la setaccia è quello che praticamente viene setacciato
viene qui la polvere e quello che praticamente è il materiale più fine che passa dall'acetato viene analizzato. E questa metodologia appa la profonda contestamente, ci sono due ricorsi al TAR, Carli Guri e TAR Piemonte, perché secondo appa bisogna cavare praticamente la roccia, tritare il pezzo di roccia, dopodiché si analizza il tritato. Allora appa dice che questo metodo che invece di setacciamento che usa praticamente Cosi porta degli errori che possono arrivare al 95% su un campione estratto ed è chiaramente tutto 95% in difetto, quindi potrebbe esserci delle terre rocce che hanno delle qualità d'amianto enormi, quelle che faceva vedere prima della cartina Davide, e invece sulle indagini che attualmente Cosi fa e ne fa molto poche, può magari essere conforme a quello che la legge del protocollo 1.0 ci impone. Scusa, era una cosa spesso utile. No, è fatto bene anche perché adesso addirittura il 98% non è di errore, quindi ancora di più. E avevamo fatto un calo da qua su questa cosa qui, cioè, mi fa venire bene che ci siamo. Allora, dopo che noi avevamo tirato fuori il discorso sulla presenza di amianto, abbiamo cominciato a gonfiare, eccetera, la regione Piemonte, assieme a tutto il quota possibile del Terzo Valico, si è presentata a Carrosio l'8 febbraio 2014 per dare dei documenti, delle informazioni relative al loro studio. E in questo studio qua comunque si è arrivati a un certo punto a dire che l'amianto c'è, è presente da poco dopo la quarta fino a quasi a Begino, proprio insomma, lì, con percentuali che vanno pietre verdi tra il 20% e il 50%, quindi la probabilità di trovare pietre verdi è tra il 20 e il 50%. In particolare su 15 km interessati c'è per 8 km il 20% di probabilità di trovare pietre verdi, per gli altri 7 il 50%, che è quello tutto sommato a cavallo un po' di voltaggio, con più verso le quattro. Allora abbiamo fatto un calcolo. Il calcolo era, tenendo conto di questo 98%, mettiamo che lavoriamo per un anno di scavo. In questo anno di scavo vanno via centinaia di camion tutti i giorni, si scavano delle grandi tonnellate di roccia, quindi 50% di probabilità di trovare l'amianto vuol dire che su un anno, 6 mesi, dovrebbe esserci amianto. Il 98% di errore vuol dire che di questi 6 mesi soltanto per 2 giorni scatterà il campanello d'allarme della presenza di amianto. Tutto questo qua è tutta matematica e statistica, nel senso che è banale il conto. Metà anno è la probabilità che si trovi l'amianto e in quella metà me ne accorgo solo se va bene per 2 giorni, per quel 98% di errore. Gli altri giorni va via come se fosse terra normale e quindi non c'è più la tracciabilità. Tant'è che sicuramente il fatto che diceva di utilizzato magari per fare delle asfaltature, io so già cosa vengono a dire quei sindaci a raccontarla, ma se lo asfalti rimane impregnato, rimane attaccato, è solido, non ha mica problemi. Come se non avessimo mai visto poi che l'asfalto lo devono fresare quando lo tolgono, dimenticandosi completamente della provenienza. Quindi il problema non è nell'immediato, guardiamo sempre il passo dopo, perché nell'immediato ce la raccontano perché sia tutto rose e fiori. Dobbiamo porci il problema, quell'asfalto non ci sta di sempre. Quando lo togli sono dei polveroni, frantumi, e se non sai cosa c'è lì dentro succede un problema e lo fai un po' così con superficialità. Come ricordava, sono scattati gli arresti ai vertici di Cocci, questo era il 26 ottobre 2016. Scusate, prima che mi dimentichi, il famoso Gran Mochio, ma così almeno sappiamo un po' di tutti questi veri personaggi, facciamo un po' di nomi e cognomi e anche di cosa hanno contribuito a fare. L'anno scorso si stava discutendo proprio per questo metodo di errore, quindi alla fine il Gran Mochio è troppo soggetto ad errori, portiamolo a 0,1 grammi chilo, quindi abbassiamolo di 10 volte in modo che scatti prima il campanello d'allarme. In qualche modo, se il metodo di controllo non è sufficientemente garantista, scattando prima l'allerta in qualche modo sopperiamo. Allora il commissario Leonardo Romano al Terzo Valico si è fatto una scorta della relazione, l'ha presentata alla commissione che stava discutendo e ha detto: no cari ragazzi, qua finiamo, che poi saltano fuori contestazioni, cioè contestazioni di queste persone che sono poi state arrestate, quindi
abbiamo evitato una norma a tutela delle persone per loro, saltano fuori contestazioni, rischiamo poi di aumentare i costi, col terzo valico poi non ci stiamo più dentro, insomma una marea di cavolate con la premessa, però occupiamoci anche della salute delle persone, facciamo tutto. Sta di fatto che alla fine il limite non si è abbassato e di tutti i suggerimenti un po' messi lì, tanto per fare bella figura per la tutela delle persone, poi non hanno recepito nulla. Dicevo, 26 ottobre 2016, lavori della Milano Genova e della DRE, 21 arresti, corruzione e associazione per delinquere. E ha cominciato a prendere persone come Michele Longo, il presidente, Ettore Pagani, direttore generale, Marcheselli, ex direttore generale, è già condannato per un'altra TAV, Angelo Pelliccia, ex direttore generale, Gianpiero Fichelis, direttore dei lavori. Quindi, vi ho fatto soltanto i nomi, poi c'è Andrea Ottolin, non mi ricordo se non si vede. Cioè, questi qua sono i vertici di Cocevi, chi deve fare l'opera è tutto dentro. Prontamente il giorno dopo Cocevi cosa fa? Si dichiara parte lesa. Quindi tutti i miei vertici sono nei casini e chi ce ne mette sono io. Quindi il comunicato stampa, che era una cosa spettacolare, dice: alla luce degli eventi odierni riportati dalla stampa nazionale, il Cocevi, preso atto dell'attività degli inquirenti, sottolinea di essere in questa vicenda parte lesa. Allora, è tanto parte lesa che il 19 marzo, quindi l'altra settimana, leggiamo sulla stampa d'Alessandria tutto il Cocevi sotto accusa è una società corrotta. Quindi ora, questo sono i giudici che lo dicono, non sono più i notari che lo dicono. Come è possibile avere ancora la faccia di dichiararsi il giorno dopo, parte lesa invece di starsene zitti e vedere cosa succede sperando di farla franca, quando poi saltano fuori queste accuse? E come se non bastasse, arriva subito il carico, quindi non solo il Cocevi, ma Salini in pregiro, l'amministratore delegato Pietro Salini, indagato per turbativa d'asta negli appalti del terzo valico. E qua siamo al 22 marzo 2017. Noi continuiamo ad avere politici che saltano tra il commissariamo Cocevi, ma andiamo avanti, e politici che dicono, magari, e cominceranno a dirlo, facciamo fuori Cocevi come il terzo valico, facciamolo perché è importante, il terzo valico serve a tutti, serve evidentemente per sistemare delle porcherie per qualcuno. In realtà il terzo valico è questo, Cocevi è il terzo valico, quindi non c'è più distinzione, dobbiamo toglierci dall'idea che Cocevi faccia il terzo valico, Cocevi è il terzo valico, quindi tutto quello che sta capitando a Cocevi è quello che è destinato a essere il terzo valico. Questo perché è stato assegnato nel 91 a Cocevi per sistemare tutti, l'abbiamo visto prima, serviva il contentino, quindi il terzo valico, se non c'era da contentare Cocevi o le ditte che ci stanno dietro, non l'avrebbero fatto, era la più incerta delle opere da fare. Però serve, chi l'ha detto che serve? L'ha detto Cocevi nel 2003, ha fatto lui lo studio costo-benefici, quindi si sono firmati un documento in cui dire: è importante che ti faccia il lavoro perché ti serve, te lo dimostro. Nessuno dei politici ha alzato la manina per dire: guarda, rifacciamo i conti diversamente. In quei conti davano una crescita esponenziale del traffico sul porto di Genova, prevista per anni tipo il 2010, il 2013. La storia ormai è fatta una pernata a queste cose qua. La storia dice che quelle loro previsioni erano tutte fatte a tavolino per gonfiare l'opera e giustificarla. Quelle cose utopistiche cresceranno esponenzialmente fino all'infinito, questo traffico merci non c'è stata, e non è questione della crisi o non crisi, è questione che c'hanno un po', come sono state fatte delle inchieste, il porto da sistemare per il cavoli loro, e stanno ancora con un binario invece che due, quindi non si adeguano, mettono tempi di sdoganamento incredibili, ma poi proprio non c'è merce che gira, e nel frattempo stanno girando traffici per altre rotte, per altri sistemi, per altri lidi, quindi è proprio diciamo gonfiata sullo studio. C'è il discorso dei fondali, non ho visto se c'è il Tino adesso, ma sicuramente sui fondali il Tino l'ha affrontata bene la questione. Ma poi quando parte dei fondali comincia a andare, c'era sul secolo, è uscito un trafiletto un paio di anni fa, quell'anno mollata lì perché si vede che qualcuno li ha richiamati, con l'osservazione che se mi servono delle grandi navi, mi servono delle grandi gru per scaricare, però dove è posizionato il porto di Genova? Se io alzo le gru
quando gli aerei vanno in atterraggio, che cominciano la fase di atterraggio, quindi si devono abbassare, si trovano queste cose tra le scatole. Allora il problema è che si cominciarono a porre, perché soldi chiama soldi, l'idea era sposteremo l'aeroporto di Genova. Quindi cioè, quello ne partono una all'altra e comincia ad avere qualcosa per fare. Quello di Genova, che vi parlavo dei fondali, nel progetto del 1991, chiaramente, poi abbiamo visto nel 2003, avevano fatto, COCIP chiaramente, una sorta di studio su costi e benefici, ed era fondato su tutte analisi farlocche, su traffici merci che sembravano incredibili, sembrava che nel 2010 arrivassero navi su navi a Genova dove sono scaricati container, eccetera. Il problema è che dal 91 oggi è cambiato anche, è cambiato il mondo, ma sono cambiate anche le navi portamontagna, nel senso che adesso arrivano con queste grandi navi portamontagna. Le grandi navi portacontainer hanno delle chiglie che pescano più profondità di quelle che c'erano nel 1921 e nel 2003 e hanno bisogno di porti che abbiano un fondale che sia almeno 20 metri. Allora Genova non è in grado di accogliere le grandi navi, tanto vero che già adesso, quelle poche che arrivano, stanno andando a Savona, quindi stanno facendo il tunnel nel porto sbagliato, cioè stiamo praticamente, le navi, le merci adesso arrivano a Savona. E a Savona la Maersk, che è una delle più grosse aziende praticamente che si occupa di container, di traffico merci eccetera, aveva da investire dei soldi di qualche milione di euro per fare un hub praticamente, cioè, e sta investendo per gestire la tratta che da Savona poi va a Torino. Quindi Genova non se l'è filata minimamente, e non è un caso che l'Europa, che per 15 anni no, vi raccontavano che lo vuole l'Europa, il terzo volico lo vuole l'Europa, lo vuole l'Europa, l'anno scorso, anzi 2 anni fa, ha definitivamente stralciato i finanziamenti, i fondi europei che dava alle grandi opere. Sapete che noi diamo soldi all'Europa e poi ci ritornano in qualche maniera. Allora l'Europa ha stralciato assolutamente, definitivamente, nelle opere strategiche il terzo valico, perché secondo l'Europa non serve a nulla. Scusa, no, figurati, ma io sono quasi. Stavo elencando i motivi delle coincidenze tra COCIP e terzo valico. COCIP è lui che poi ha nascosto l'amianto ed escluso i costi dalla valutazione, tant'è che se andate a prendere i progetti non ci sarà mai una pagina in cui dicono dove devo spendere tot per la gestione con l'amianto. E gestire l'amianto, questo loro non lo raccontano, bisogna andare a vedere qualcosa del progetto della Valsusa, che un pelino più, qualche informazione in più c'è. L'Italia non è attrezzata per collegare per l'amianto. Se ci fosse l'amianto, cioè l'amianto c'è, se volessero toglierlo come si deve, devono cominciare a impacchettarlo come big bag, grossi sacchi bianchi, un po' trasportarlo in determinati modi e portarlo fino in Germania. Ovvio che la Germania non se lo prende gratis, ovvio che la Germania, oltre ai costi di trasporto, vorrebbe poi i soldi per lo smaltimento. Quindi quell'opera aveva fatto un costo un po' spannometrico, così per 400 metri in Valsusa costava uno sproposito. Noi se lo rapportiamo più o meno alla lunghezza potrebbe far ballare come qualcosa come 1,5 miliardi solo per andare a smaltire in più, che ne dicano, che poi raccontano che sono sì ma 200 milioni così, che a parte che possano anche 200 milioni è sempre una marea di soldi. L'importanza, abbiamo visto che alla fine la stanno perorando gente come Lunardi, le Vincenzi, altre, tutta gente che comunque sia a qualche interessuccio personale perché venga fatto. Sì. E il finanziamento, l'avvio e lo svolgimento è stato garantito da persone arrestate per corruzione, diciamo il nome di incalza visto che abbiamo fatto prima, garantendo un trattamento di favore a COCIP. Quindi se uno dovesse dire perché devo fare il terzo valico, cioè qualsiasi motivo che ti tirano fuori lo si può ricondurre a una di queste spiegazioni, e la spiegazione non è mai perché serve, è perché riusciamo a utilizzarlo. E, diciamo, il mio racconto sul terzo valico più o meno finisce qua. E aggiungo, visto che magari non è ancora riuscito, soltanto due cose sull'amianto, così al volo non avevo le slide, però ormai fuori di dirle me le ricordo bene. Uno dei problemi grossi è Monte Morale, che passa di vicino. Quindi, per chi non lo sapesse, nel 2011 circa l'Enel Green Power voleva realizzare un parco eolico in quella zona, quindi spostare i venti, e questo parco eolico ha fatto una serie di studi
la stessa Eger, diciamo, fondate poi già delle ditte di analisi private, e hanno riscontrato su 11 campioni 10 avevano un contenuto di amianto superiore al grammo chilo di roccia, quindi tutti quei limiti che andavano oltre quelli di legge. Qualcuno andava fuori per un grammo e mezzo, quindi mezzo grammo in più, che comunque è fuori. Altri avevano valori tipo 190 grammi per chilo di roccia, 200 grammi per chilo di roccia e 250 grammi addirittura per chilo di roccia. Arpan, in quell'occasione, quando hanno fatto la conferenza di servizi, è stata molto lapidaria. Un progetto del genere, a memoria non lo ricordo, quindi scusate la parafrasi, comunque comporta uno scalo di dimensioni tali che sarebbe difficilmente seguibile e contenibile. Quindi il parere contrario di Arpan in quell'occasione è stato perché uno scalo per parco eolico, quindi per torri, poi di fatto molto in superficie a parte le fondamenta e i cavi, che veniva difficile da gestire. Adesso ci vengono a raccontare che sono in grado di gestire su tutta la superficie del territorio, quindi da Genova qua fino a Sezzaglio, quindi fino ad Alessandria, ogni singolo camion dove porta la roba, quando lo stesso direttore dei lavori dice che non sa dove è andata a finire. Ma loro ci danno queste garanzie, probabilmente anche in funzione di una convenzione che era quella che citavi, che ora non mi ricordo bene i termini, ma mi pare di aver capito, poi magari verificatelo, che è una convenzione che si rinnova di anno in anno. E che vuol dire? Che se io quest'anno ti dico che come stai facendo l'opera non va bene perché non puoi andare avanti, i soldi della convenzione per fare il mio intervento il prossimo anno posso scordarmelo. Poi sono uno che pensa male e mi viene da pensare anche, non è che quando uno fa bene il suo lavoro in questi posti pubblici poi non ha anche il premio di produzione, che hai raggiunto degli obiettivi di controllare tanto tanto e prendi il premio di produzione. Questo premio magari non lo vai a trovare se il prossimo anno hai lavorato tanto bene da dirti che non devono lavorare. Quindi innanzitutto, visto che spendiamo 6 miliardi e 2, quando si fa 6 miliardi e 2 non bisogna dire che tu fai una convenzione e te la paga chi fa l'opera. Io do 6 miliardi e 100 a quella persona, a quell'ente, cioè, privato, e do 100 milioni, faccio una cifra, poi valutino loro quelle che sono, ad ARPA, perché faccia il loro dovere. Il loro dovere può voler dire che domani chiude l'opera, oppure lo chiude tra 10 anni se va bene. Non lascio il pallino in mano chi la realizza. Questo qua è un principio di tutela che dovrebbe essere sacrosanto in ogni paese furbo, tranne ovviamente l'Italia, che furbo evidentemente non lo è su questo aspetto. Dunque, sull'amianto, ho detto quello, l'ultimo, diciamo, poi dopo lasciamo chi deve parlare, il discorso dell'acqua, cioè l'amianto dell'acqua, perché dicono che tutto sommato mangiarlo è vero, non fa poi tanto male. L'hanno verificato su YouTube, da qualche parte si legge anche che però la stessa cosa lo dicevano anche per l'amianto che si respirava a Casale, quindi per i topi quindi tanto male non faceva, e poi è stato smentito purtroppo dai fatti. Ora, tutti i documenti, se andate a vedere di questi studi, partono da un principio che è: prendo l'amianto che si trova nelle sostanze che vengono alimentari, quindi nell'acqua, lo ingerisco, quindi sistema chiuso, passo da un contenitore, quindi l'acqua dove non c'è volatilità nell'aria della fibra, lo ingerisco e in qualche modo non crea problemi, a parte che mi sembra di aver letto anche su Radio Goda, altre interviste, diciamo, di epidemiologi che computavano questa idea. Però sempre ci si dimentica tutti che in un litro d'acqua, se ci sono 300.000 fibre, che andate a prendere qualsiasi definizione, l'amianto non si distrugge proprio dal termine, e quindi queste fibre restano fibre sempre, prendete l'acqua che invece evapora, l'amianto non evapora. Quindi se la legge dice che in un litro di aria non può esserci più di una fibra, io prendo una scatola di un cubo, quindi 10 centimetri per 10, la riempio d'acqua, la lascio evaporare, o la metto su un fornello a una bassa temperatura così evapora più in fretta, ci metto una membrana sopra, mi dicono quante fibre restano in quella scatola. Perché questo studio non sono ancora riuscito a vederlo da qualche parte. Quante fibre restano da un litro d'acqua che contiene 300.000 fibre dopo che ho fatto evaporare l'acqua? Ora, visto che per sua natura l'acqua è portata a evaporare, quelle fibre, senza il tappo della membrana, in realtà restano lì esposte a inquinare l'aria. Quindi,
bene il discorso, fino a un certo punto, che ingerito non mi crea o potrebbe non crearmi problemi. Proviamo a fare la superficiale, l'analisi e la considerazione. Che fine fa la fibra una volta che è evaporata l'acqua? Perché averci un deposito di acqua dove ci sono quei quantitativi grossi, acqua che io posso utilizzare per innaffiare, per pulire le strade, per fare qualsiasi tipo di uso, mi venga in mente, alla fine restano fibre che in circolazione, quindi vanno a incrementare. E se qualcuno mi viene a dire, ma tanto ce ne sono già 2000 fibre litro, io vorrei sapere il motivo per cui da 2000 devo passare a un incremento di 150 volte e arrivare a 300.000. Perché non è che sia una cosa inquinata, boh, allora ci metto ancora più inquinamento di quello che c'è. Niente, direi che passo a chi deve parlare. Volevo fare un giro su quello che dicevano delle 300.000, perché so che è recentissima. 3 settimane fa è scoppiato un pasticcio in Alessandria. Che cosa è successo? È successo che l'alluvione di novembre, quella che ci ha aiutato, tra virgolette, nelle nostre vicende, no? Che ha praticamente inondato la parte dove doveva essere tangenziale, c'è stata anche ad Alessandria. Allora, ad Alessandria c'è una cava, in realtà ce ne sono 4, c'è la Clarebuona, c'è la Bolla, la Guarasca 1 e 2, che sono state firmate, autorizzate per mano della Vita Rossa, per poi fare il balletto di tolgo l'autorizzazione, ma loro lo denunciavano da subito. Quando l'ente pubblico firma un'autorizzazione, poi non è che può cambiare idea. Quindi quando praticamente avete letto che la Rossa aveva revocato l'autorizzazione, sono balletti che fanno per fondamentalmente lavarsi di sedere di fronte all'opinione pubblica, perché poi cresce chiaramente la gente si arrabbia quando viene fuori queste cose qua, allora fanno finta di togliere l'autorizzazione, però poi il coach di ricorre a dà una ragione al coach, perché l'autorizzazione non può essere data e poi tolta a random. Quindi che cosa è successo? Allora ha dato queste quattro autorizzazioni in 4 cave alessandrine, dovranno prendere qualcosa come quasi 5 milioni di metri cubi. I primi conferimenti sono arrivati da Clarebuona al Cristo e hanno iniziato a conferire hanno iniziato a fare questi conferimenti. A novembre è arrivata l'alluvione. Prima di conferire la Clarebuona era già un sito altamente, insomma, aveva dei problemucci, perché sembrava che avesse ospitato in una parte i vecchi residui dell'alluvione del 94, quindi quando avevano pulito le sabbia avevano usato la parte della Clarebuona per mettere un po' di rifiuti. Quindi c'erano due prescrizioni a Coci: uno che dovesse bonificare la Clarebuona prima di iniziare i conferimenti, e due che dovesse ripristinare e aumentare le sponde, praticamente le difese frontali di questa cava. Sono state ignorate tutte e due, adesso c'è la magistratura che indaga, però sta di fatto che ha iniziato a conferire, a novembre c'è stata l'alluvione. L'alluvione chiaramente si sapeva che era esondata la cava, è entrata in Clarebuona e ha spazzato via tutto quello che era stato conferito. Perché è spazzato via? Perché era terra smossa, terre rocce smosse con schiumogeni, e quindi erano molto più leggere, sono state praticamente portate e sparse nei campi. Che cosa è successo? È venuto fuori chiaramente una bagarre, denunciata chiaramente anche dal movimento, diciamo, sapevamo che era esondabile, sapevamo che è, e l'avete messa lo stesso, adesso questi sono i risultati. Bocce ferme, e chiaramente la Rossa si è trovata un po' in difficoltà, ha chiamato l'ARPA e ha detto, andate a fare le verifiche per capire se effettivamente ci sono state delle contaminazioni. ARPA è uscita e è andata a fare queste verifiche, chiaramente è andata a vedere. Prima ha prelevato praticamente il fondo della cava, ma come aveva detto l'ha trovato pulito, cioè non c'era più niente, e infatti non hanno trovato grosse problematiche. E poi hanno prelevato anche dei pozzi piezometrici che c'erano tutto intorno alla cava Clarebuona. Sono quei pozzi fondamentalmente che servono a fare le analisi in itere per capire se ci sono eventuali contaminazioni, quindi sono quei pozzi che vanno sotto nella falda profonda, no? Cosa hanno fatto? Sono andati lì, hanno svuotato praticamente questi pozzi piezometrici, hanno fatto di nuovo accumulare l'acqua all'interno, hanno fatto questi prelievi e li hanno analizzati. È venuto fuori l'analisi che nessuno ha fatto uscire fondamentalmente, perché poi, faccio una premessa, non esiste a livello italiano una normativa che impone una quantità minima di amianto nell'acqua, per il discorso che vi faceva prima Francesco, non è ancora stata approvata, in realtà
pratica scientifica e medica lo sta dicendo da anni, però a livello praticamente di organismo praticamente mondiale non c'è ancora una soglia minima dell'acqua, e quindi fondamentalmente che ne trovino 1000, che ne trovino 300.000, che ne trovino 2 milioni, non gliene frega niente. Però comunque questi dati sono stati pubblicati in quegli albi pecori con pagine e pagine e pagine, che un cittadino non può andare a capire, ci va un geologo, ci va un ingegnere, bisogna sapere dove cercare. Comunque la Rossa fondamentalmente ha pubblicato tutto, Arpa non ha fatto niente. Una volta che a Cosiva li ha minacciati di chiedere i danni se non sbloccavano praticamente la cava, la Rossa ha riautorizzato. Questi dati sono venuti fuori 3-4 settimane fa, e dicevano che nei pozzi di Domenica ci sono state trovate 305.000 fibre d'amianto al litro d'acqua. Quindi quello che diceva Francesco si riferiva a non a una cosa strana, si riferiva a una roba che è successa 3 settimane fa dalle Sante al Cristo. Chiaramente da lì è venuto fuori comunque una giusta preoccupazione da parte della popolazione. La Rossa ha chiamato subito quella mattina Mafiotti, direttore dell'ARPA, al rapporto, ha fatto uscire una dichiarazione di ARPA che fondamentalmente non ci sono limiti nell'acqua, e quindi comunque i conferimenti non sono stati sospesi, ma vanno avanti. Allora si è fatto qualcosina in più, dicevano porca miseria, lì siamo in falda, a 800 metri ci sono i pozzi dell'Aulara, i pozzi dell'Aulara danno da bere agli alessandrini, ma com'è possibile 300.000 fibre litro? Le cose diceva sì, non è roba nostra, cioè lì sarà lì, è antropico, ha detto l'acqua, no? Per cui è perché sotto lì ci sono i vecchi Bormina con l'orba, e quindi rimane una concentrazione che potrebbe essere insita proprio nelle rocce che compongono geologicamente questa zona. Allora si è richiesto di andare a fare le stesse prove sui pozzi dell'Aulara, cioè quelli dell'acquedotto. Allora, nei pozzi dell'Aulara sono 800 metri da lì, sono quelli che bevono praticamente gli alessandrini, nella stessa temperatura, nella stessa falda, è stato trovato circa 1000 fibre litro. Quindi da 1000 fibre a 300.000 qualcosa sarà successo. Per la Rossa no, per l'ARPA non ci sono limiti all'acqua, e quindi si va avanti. Però questa è, secondo me, una prova provata che nello smarino del Terzo Valico, nonostante ci dicano che è controllato, nonostante ci dicano che addirittura erano venute fuori leggende, minchiate, sentite, scusate il francesismo, che avrebbero controllato ogni singola fibra, no? Avrebbero tracciato i camion, sono delle cose impossibili neanche da pensare, figurati da dire, però ce l'hanno detto. Quindi la politica è quella che deve, che è sollecitata, no, dai capoccia per mandare avanti l'opera sempre e comunque, dice di stare tranquilli, dice che i controlli ci sono, poi i controlli sappiamo che ARPA la dichiarano, no, che non ha i soldi per fare i controlli, i soldi che li dà COCIV, che è controllato, quindi è un continuo non senso, oltre al fatto che, oltre a questa emergenza sanitaria che potrebbe trasformarsi in una cosa enorme, abbiamo comunque capito, spero, che è un'opera profondamente inutile, non serve a niente, è un tunnel che dovrebbe trasportare delle merci che non ci sono. Si parla di TAP, è una TAC, non è una TAP, la TAP è treno a alta velocità. Quando si parla di trasporto di passeggeri, si tratta di trasporto di merci tra Genova e l'interporto Gavio a Riva Tasbiglia, perché lì le merci che non ci sono e che non riescono ad arrivare a Genova verranno scaricate nel trasporto di Gavio e verranno rimesse su gomma per ripartire. Io ho parlato in tante riunioni anche con ingegneri ferroviari che mi hanno raccontato, dati alla mano, che per poter essere conveniente un trasporto su rotaia bisogna iniziare a pensare a parate di 300-400 km, non sicuramente di 67. Ah, l'ultima cosa, non so se è venuta fuori, tutto sto cinema, quindi 6 miliardi e 2, l'amianto, l'opera inutile, eccetera, eccetera, è per risparmiare qualcosa come 17 minuti, 15 minuti, 7 miliardi di euro, la legge Fornero, l'anche messaggio, no, delle pensioni tagliate, quella roba lì per 15 minuti di merci che non ci sono, che non riusciranno ad arrivare a Genova perché vanno già a Savona, con rischi sanitari pazzeschi. Allora, io ringrazio.
ringrazio chiaramente, se dovete aggiungere qualche cosa, ma ringrazio di cuore Francesco e Davide. Ho voluto fortemente fare questa serata, perché quando anche a Senzardio, e vi ho appena detto che è uscito il piano cave, praticamente in cui siamo in full position come cave di riserva, quindi siamo in fascia A per 1.350.000 metri tra Opera Pia 2, che devono in parte a Corscavale e Borio. Castellazzo Vormina, vedo Castellazzesi, sono 888.000 metri cubi nel Cascina Rognone. Vai a vedere chi è Cascina Rognone, del gruppo Itinera, gruppo Itinera che è di Gavio. Sembra che la voglia comprare qualcuno, vedremo se allara, vedremo anche queste cose qua. Un'altra cosa che non ho detto fuori, che il signor Allara, il signor Baldo, che abbiamo comunque qua a Senzardio, stranamente è proprietario di un sacco di queste cave del Terzo Valico. Le indagini che sono venute fuori negli ultimi due anni, si parla dell'operazione Alchimia, si parla dell'amalgama, no? Io mi sono letto le 672 pagine di inchiesta della procura. Senzardio nominato, perché sapete che poi si possono caricare su Word e poi si cerca per parole, allora cercavo, no? Cercavo Senzardio, cercavo la parola Balbo, cercavo la parola, e Senzardio nominato 300-400 volte, Balbo Allara altre 200-300 volte. Però l'inchiesta chiaramente parte dal 2014 e va avanti. Che cosa ho scoperto? Ho scoperto che c'era un'associazione alle vincole, ho scoperto che c'era corruzione, turbativa d'asta, c'era tutto un sistema per in qualche maniera occultare anche queste terre. È un'indagine ancora in corso. Sono stati, fondamentalmente è stato massacrato così, no? E non è che hanno arrestato un operaio, hanno arrestato il direttore generale, l'ex direttore generale, il presidente, il vicepresidente, l'altro giorno è arrivato comunque l'avviso di garanzia Salini, quindi hanno arrestato tutti i vertici. È venuto fuori un sacco di cose, è venuto fuori che c'era la 'Ndrangheta, che loro hanno sempre denunciato e li spernacchiavano, poi è venuto fuori, anzi addirittura mi risulta che abbiate preso delle denunce, no? Da Longo, cose che dicevano nell'assemblea, questa gente qua praticamente li ha denunciati. Brunetti, che era praticamente una delle menti storiche, no, uno di quelli che ha proprio la storia dal 1991, forse ancora prima, aveva praticamente, sì, taglio subito, hai ragione, chiedo scusa, sono un po' lungo. Comunque insomma è stato denunciato da Longo, che era Cosib, si sono dibattuti i processi in questo momento qua, perché aveva dato a Cosib dei corrotti, chi l'aveva denunciato in galera, quindi non è andato, non ha presenziato nella galera che aveva fatto. Io volevo che fosse chiaro a Senzardio che potremmo essere coinvolti anche da questa roba qua, e mi piacerebbe chiaramente che il sindaco, l'amministrazione si faccia interprete della volontà, penso dei senzardesi, no, dei cittadini, di opporsi anche eventualmente a quel pasticcio lì, e in ogni caso quando vedremo questi camion girare, se non altro oggi sappiamo perché girano, perché vanno in giro in Alessandria, perché potrebbero venire qua sul stadio, che cosa trasportano e i rischi per la salute che ci sono. Io adesso chiamavo Romano perché volevo che spiegasse una cosa, spiegasse i motivi per cui a maggio chiameremo tutti voi di nuovo a raccolta per una grossa manifestazione. Buonasera a tutti. Io ormai tutto quello che c'era da dire a livello tecnico, a parte che io sono un tecnico, io sono un agitatore, e poi sono abituato a parlare un po' meno di gara. Anche perché in assemblea non venivano quattro comitati, non venivano tutti quattro comitati, avrebbero diritto a parola uguale allora a questo punto. A prescindere da questo, io voglio dire che questa sera è venuto Sanita, Claudio, che è un nostro vecchio amico, compagno di lotta, a parlare del Terzo Valico, sono venuti anche i nostri amici che li conosco da anni. E avevamo deciso, anzi abbiamo deciso insieme i comitati della Valle Vormida, insieme ai nostri amici del Terzo Valico, dato che la situazione è molto grave, non è un scherzo quando si parla di amianto, quando si parla di mafie e dei traffici dei rifiuti come stanno facendo, come vogliono fare qui e fare Vormida come stanno facendo in Alessandria, noi abbiamo deciso che a metà d'aprile ci andremo in piazza tutti i comitati insieme per dire
a maggio, per dire che ora vanta. Il terzo valico va fermato, l'Arrigo Boni deve andartene fuori a calci nel culo della Valgordina. Ieri doveva venire la signora Rita Rosa a Racchiterme, i comitati di Vasca le hanno detto no, lei non può venire qui in Valgordina perché è come se un delinquente vada un luogo del delitto di nuovo e non è venuta. E questo è stato grazie a noi, grazie all'opposizione e alla fermezza dei comitati di Vasca. Noi la signora delle discariche non ha né titolo e non rappresenta per niente alla Valle Morbida per tutti i danni che si sta facendo. L'unica cosa che voglio dire io è che appena saremo in grado di comunicarvi la data esatta della manifestazione cominceremo a lavorare su quello, e su quello sì che dobbiamo essere presenti tutti. Come siamo presenti in un numerosi tempi dell'Assemblea, dobbiamo essere così. Grazie. Non passerà. Avete, ho distribuito prima un fogliettino e la scheda per votare il premio Attila. E volevo solo avvertirvi di non segnare come premio Attila Enrico Boni, perché l'ha già vinto il premio Attila l'altro anno e per regolamento non può vincere due volte di seguito, quindi votate qualcun altro di quelli che sono nella scheda. In fondo là c'è un libro che contiene tutte le lotte sull'acqua, sull'amianto e sul TAV. È chi lo acquista, i soldi vanno alle lotte per queste cose qui. Quindi, invito chi è interessato a prendere questo video. Lasciate il fogliettino del voto o sulla panchina oppure là in fondo. Non votate Enrico Boni perché ha già vinto, non posso vincere. Allora, grazie Dino, grazie mille. Per ancora due minuti, proprio un minuto velocemente. Intanto ci tenevo che Pier Giorgio Buffa, il sindaco, se può venire qua, ci dice due parole. E poi volevo ricordare a tutti che ormai è una consuetudine delle nostre assemblee, cerchiamo sempre di mettere un angolo di convivio alla fine, quindi lì ci sarà, adesso inizieremo a aprire due bottiglie di vino, c'è un po' di salatini, un po' di cose, se qualcuno vuole dare anche un po' d'offerta andranno per l'organizzazione di questa grossa manifestazione che convocheremo poi a maggio in Alessandria. Come sapete i comitati non hanno finanziamenti se non la vostra generosità e la vostra collaborazione. Quindi lascio intanto la parola a Pier Giorgio Buffa che ci deve dire qualche cosa, qualche novità. Grazie. Grazie Pierre. Io intanto ho ascoltato con attenzione l'esposizione. Va bene, diciamo, prendiamo atto di tutto quanto. La posizione della nostra amministrazione per quanto riguarda diciamo, il conferimento è questa. Nella prima conferenza di servizi avevamo già dato il nostro parere negativo. La seconda conferenza di servizi che avrebbe dovuto svolgersi il 22, ultimo scorso, è stata ulteriormente rinviata perché c'è in ballo di nuovo tutta una revisione di tutto quanto e noi speriamo comunque che erano porchette di riserva che vengano tolte e noi ci staremo per quello, chiaramente, quindi la nostra posizione è quella. Per quanto riguarda invece la falda acquifera, che peraltro si collega anche a questo, come ha già accennato Maurizio, no, grosso modo, ci stiamo adesso brevemente, ecco, non vi dilungo più di tanto perché la cosa è abbastanza complessa per voi, diciamo, tra l'altro non sono neanche preparato con dei dati ben precisi, vi dico soltanto questo, sì è vero, abbiamo agito anche un po' in sinergia con le varie associazioni, le associazioni ambientaliste, se per il fuoco, cioè quella degli agricoltori e quant'altro, con l'ausilio anche dell'avvocato Faretti. Abbiamo avuto un incontro, un primo incontro per quanto riguardava la circolazione, che poi voi sapete la circolazione perché non la vogliamo per tante ragioni, perché impatta notevolmente sul territorio, perché non è di utilità al comune e naturalmente serve alla ditta Enrico Boni. È stata dichiarata questa opera pubblica di pubblica utilità, ma secondo me c'è una parola di troppo che è la pubblica. Pubblica no assolutamente di utilità perché si sa bene di chi e quindi noi cerchiamo di contrastare in tutti i modi. Abbiamo cercato in una prima conferenza di servizi di rimandare con delle nostre osservazioni invitando la ditta di Comune a presentare un progetto
che sia non meno impattante e comunque lontana per esempio dalla parte di Santa Giustina, che abbia tenere conto delle zone sondabili della Golda Motta e quant'altro del ponte sullo Scanarazzo, e difatti è stata in una prima conferenza di servizi invitato al Vittorio Comune a presentare un altro progetto. E nel frattempo però, siccome tutti i mali vincono per nuocere, c'è stata l'alluvione del 25 novembre, in base alla quale noi abbiamo in Luca, giustamente come diceva Maurizio, un articolo della legge planistica regionale del 56-77 che dice che nel momento in cui un'opera venga eseguita e ci sia un'interferenza di tipo, diciamo, che tra un'alluvione, terremoto e quant'altro, questa opera viene bloccata, ancorché su un progetto in itinere come potrebbe essere questo della circolazione che il Comune ha presentato. E quindi si è fermato un po' tutto. Però alla fin fine ci hanno detto i funzionari della regione che sì, non potevano proibire l'opera in quanto è una strada. Oddio, se fosse, faccio un esempio, un ospedale piuttosto che una scuola e quant'altro, chiaramente se la fai in una zona sondabile non è possibile farla, fate un'altra parte. Una strada invece può essere allagata, no? O comunque devi trattare determinate opere nella costruzione per evitare che questo, non puoi proibire l'allagamento, ma puoi farlo in modo tale che non venga interessata la sede in aria. Noi però non contenti di questo, che di fatto ci ha fatto capire che non potevano applicare questo articolo, non potevano bloccare in sostanza la costruzione della circolazione. Abbiamo presentato un'ulteriore documentazione che il Comune ha fatto fare dal geologo esterno, tutta una serie di valutazioni statistiche e soprattutto con delle fotografie, con dei rilievi aerei, no? Con l'aiuto appunto, diciamo, del mostro. E l'abbiamo ulteriormente fatto una richiesta. A questo punto la conferenza di servizi che doveva svolgere è stata bloccata su istanza della regione, perché voglio vederci chiaro. Per concludere, poi non vi dico tutto al vario iter e quant'altro, no? Che abbiamo, diciamo, le riunioni che abbiamo fatto sia in regione che con le altre associazioni. Ultimamente siamo rimasti così. Nel 15 giorni fa, l'ultimo incontro avuto con i funzionari della regione, presente il direttore generale dell'assessorato opere pubbliche, al quale ho esposto un pochino tutta la situazione dei ricorsi, delle sentenze del TAR, dei ricorsi pendenti, quello che abbiamo fatto. Gli ho fatto alcune donne storia e ho detto chiaramente che il Comune di Sezzate, la Comune di Sezzate, quant'altro questa situazione non la vuole. Alla fin fine c'è stata questa diciamo, valutazione da parte di questo direttore, quale dice, per buona pace di tutti, è inutile che adesso andiamo a fare delle valutazioni, la circolazione è fatta in un modo, fatto piuttosto che in un altro e quant'altro, visto che ci sono dei ricorsi in atto, uno dei quali principale è questo ricorso Consiglio di Stato, ancora in mente, e poi il ricorso contro l'autorizzazione che la Presidente Rossa aveva dato Riccoboni a determinate condizioni, dice fermiamo tutto. Dopodiché andremo, i casi sono due: o il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Sezzatio, e allora chiaramente Riccoboni non può fare la discarica, chiaramente non fa neanche la circolazione, perché è logico, non gli interessa. Viceversa, se il Comune, il Consiglio di Stato dà ragione a Riccoboni, a questo punto ne parleremo. Allora vedremo come, dove e come fare questa circolazione. Peraltro noi abbiamo anche fatto una delibera di giunta nella quale andiamo a dire che siamo disponibili e c'è la possibilità questa circolazione di localizzarla da altre parti. Quindi poi andremo a vedere, e questo faremo poi, oltretutto, anche una variante strutturale del piano regolatore nel quale prenderemo atto. Adesso non mi sto a dilungare nelle cose tecniche, per cui sarebbe troppo noioso anche per voi. Ma comunque cercheremo in tutti i modi, quello che volevo dire, di nel piano regolatore cercare di tutelare il più possibile il nostro territorio, la nostra flotta acquifera, alla luce degli eventi che sono. Ecco, l'appello che io vorrei fare è questo. Io avevo già detto in passato, no? Di interessare ancorché i singoli assessori, perché la regione è articolata in assessore all'ambiente che riguarda determinate cose e la valutazione di impatto ambientale delle opere pubbliche,
e l'assessorato alle opere pubbliche e al territorio, che è un'altra cosa. E allora io ho fatto fare, come dicevo prima, questo studio dal geologo, l'ho trasmesso al presidente Chiamparino, all'assessore Mannaccia dell'ambiente e all'assessore Balocco delle opere pubbliche. Adesso vorrei, siccome mi sto interessando, è già da parecchio che mi sto interessando, c'è la possibilità, il presidente Chiamparino in sostanza non è al corrente bene del nostro problema della Valle di Gorbita, vuoi per quanto riguarda l'asfaltatura, vuoi per quanto riguarda anche il Terzo Valle per quant'altro. Io faccio un appello con l'aiuto delle associazioni, no? Dei coltivatori, del settore per l'ambiente, del comitato di pace e quant'altro, una raccolta di firme, perché così mi dicono il presidente Chiamparino desidera avere una cronistoria, grosso modo, di tutto quello che è la mobilitazione che veniva fatta in passato, tutte le varie posizioni fatte essenziali, quella che faremo e quella che è stata fatta, in più una raccolta di firme, naturalmente poi con una documentazione che noi comuni abbiamo da presentargli alla sua attenzione, e sperando che lui in quel momento possa dire ai vari assessori: ragazzi, non so fino a che punto ci darà questo risultato, purtroppo diciamo, i giochi sono fatti in qualche modo, ma comunque un tentativo io penso di poterlo fare. Quindi l'appello che faccio, adesso cerchiamo di organizzarci, di tirarci con le associazioni, una raccolta di firme da fare, naturalmente presso il comune di Sacciari, tutti gli altri comuni, tutti gli altri 25 comuni diciamo, della convenzione, dopodiché raffineremo questi documenti, li presenteremo al presidente Chiamparino e chiedendo a lui di prendere poi dei provvedimenti, cercare di risolvere questa situazione per la Valle Bocca.